The sermon, The Oneness of Unity, has been delivered by Brother William Marion Branham on Tuesday evening, January 28, 1958, at the Hippodrome in Waterloo, Iowa, United States of America. Il sermone L'unicità dell'unità è stato tenuto dal fratello William Marion Branham la sera di martedì 28 gennaio 1958 all'ippodromo di Waterloo, Iowa, Stati Uniti d'America. Happy to have the privilege of coming in thy presence and to meet with thee. And oh God, may we have fellowship tonight around the written word. Siamo felici di avere il privilegio di venire nella tua presenza e di incontrarci con te e, oh Dio, possiamo stasera avere comunione sulla parola scritta. May the Holy Spirit inspire all that's done or said for the glory of God, we ask it in Jesus' name, amen. Be seated. Possa lo Spirito Santo ispirare tutto quello che viene fatto o detto, lo chiediamo per la gloria di Dio, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. They almost caught me off a guard. I was looking down here at a little Arkansas brother that from way down in that great state of Arkansas. And what you doing up here in this cold country anyhow? Mi hanno quasi preso di sorpresa. Stavo guardando qua giù verso un piccolo fratello dall'Arkansas, da quel grande lontano stato dell'Arkansas. E ad ogni modo, cosa fai quassù in questo paese freddo? Well, everywhere I go, I meet people from Arkansas. It was one of my first places to go to after I left St. Louis, where I was at the Kiel Auditorium and went down into Arkansas. Ebbene, ovunque vada, incontro persone dall'Arkansas. È stato uno dei primi posti in cui sono andato dopo San Louis, al Kiel Auditorium, dove eravamo e siamo andati giù in Arkansas. I'll never forget those people, how they come. Oh, just, there was 28,000 people, the newspaper said, in Jonesboro, and the city's about 8,000 or 10,000, I guess, population. E non dimenticherò mai quelle persone come sono venute. Oh, proprio c'erano 28,000 persone, il giornale disse, a Jonesboro. E la città era di circa 8,000-10,000, credo, la popolazione. For 30 miles around the city was nothing, all the farmhouses taken up and tents built and things and people living in it, under old trucks. Per 30 miglia attorno alla città non c'era nulla, tutte le fattorie piene e le tende erette e altro, e la gente ci stava dentro sotto vecchi autocarri. People raining, it'd be raining, people holding little pieces of canvas, newspapers, or their sick folks just waiting for them to be prayed for. E la gente? Pioveva, la gente teneva piccoli pezzi di tela e giornali sui loro familiari malati, aspettando solo che si pregasse per loro. It didn't make any difference if he got in this week or next week, whenever it was, it'd be all right, see. Non faceva alcuna differenza se fossero entrati questa settimana o la settimana prossima, quando fosse stato sarebbe andato bene, vedete. Now I remember down at Carning. You live close to there, do you, Carning? You seen? Ricordo giù a Carning. Vivi là vicino, vero? Carning, sembri. I seen something there that I guess that maybe Dwight Moody or Sankey or some of those seen in their days. Là ho visto qualcosa che immagino forse Dwight Moody o Sankey o alcuni di loro avevano visto nel loro tempo. I was way out in the wilderness, had pulled back and was back there praying alone before the service. I'd see people coming out those dusty roads, going down to the service long in the afternoon. Ero molto lontano, nella regione selvaggia, mi ero ritirato ed ero là lontano a pregare da solo prima del servizio. Vedevo persone uscire dalle strade polverose scendendo al servizio nel pomeriggio. Now notice young ladies, beautiful young ladies, not over 16-18 years old, packing their shoes and stockings under their arm. E notai delle signorine molto belle, non più di 16-18 anni, prendere le loro scarpe e tenerle sotto il braccio.
Before they would get there, they'd sit down, dust off their feet, and put on their hose and their shoes. They only had one pair, and it had to last. But they really loved the Lord. Prima di arrivare là, si sedevano, via la polvere dai piedi, e indossavano le calze e le scarpe. Ne avevano solo un paio e dovevano durare. Ma amavano davvero il Signore. Some of the most outstanding miracles I have ever seen done in America was did there. Alcuni dei miracoli più straordinari che abbia mai visto compiuti in America furono compiuti là. And I want to come back to Arkansas one of these days. Just have a real old time of fellowship around the Word and the people of God. E voglio tornare in Arkansas uno di questi giorni solo per avere un vero tempo di comunione all'antica sulla parola e il popolo di Dio. Now, we're just a little early tonight, and so we're going to read some of God's eternal word as usual. Ora siamo solo un po' in anticipo stasera, e così leggeremo una parte dell'eterna parola di Dio, come al solito. And I want to say, I believe they said here we had a... You don't announce that ministerial breakfast and so forth. Yeah, no, okay, that's all right. E voglio, ditemi, credo abbiamo detto qui che abbiamo avuto un... Avete annunciato quella colazione ministeriale e così via? Sì, ok, allora va bene. We want to read tonight out of the book of Genesis. And I want you to listen as we read out of the 11th chapter and the 5th verse. Vogliamo leggere stasera dal libro di Genesi e voglio che ascoltiate mentre leggiamo dall'undicesimo capitolo e il quinto versetto. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of man had built. And the Lord said, Behold, the people are one. E il Signore discese per vedere la città e la torre che i figliuoli degli uomini avevano edificato, e il Signore disse, Ecco un medesimo popolo. I want to speak tonight on the oneness of unity. Voglio parlare stasera sull'unicità dell'unità. Now, as we go straight into the Word for this exhortation, and now it's very amazing to think that how that the people that they saw here was one. Ora, mentre andiamo subito alla parola per questa esortazione, ed ora io è molto sorprendente pensare che come quel popolo che videro qui era uno solo. And you know that's God's plan. God wants people to be one. And it's strange to think, but the devil tries to put his plan into existence and make the people one under his plan. E sapete, è il piano di Dio. Dio vuole che il popolo sia uno. Ed è strano pensare, ma il diavolo cerca di mettere in esistenza il suo piano e rendere uno il popolo sotto il suo piano. Now God has a plan, and the devil has a plan. And then the devil is trying to get all people under his plan, while God's trying to get people to be one under his plan. Ora, Dio ha un piano e il diavolo ha un piano. E allora il diavolo sta cercando di riunire ognuno sotto il suo piano, mentre Dio sta cercando di portare le persone ad essere uno sotto il suo piano. So there's two great spirits in the world. One of them is the devil. The other is God. Quindi ci sono due grandi spiriti nel mondo. Uno di loro è il diavolo, l'altro è Dio. The devil has messengers. God has messengers. And we are at liberty to make our choice to whom we will yield ourselves to. That's whose servants we are.
Il diavolo ha messaggeri, Dio ha messaggeri e siamo nella libertà di fare la nostra scelta. A chi ci arrenderemo è quello a cui saremo servitori. But if you notice, as I was preaching last Sunday, of the thirst that's in people, man, God made man to thirst, but to thirst after Him. That's why thirst was placed in a man. Ma se notate come stavo predicando domenica scorsa della sete che è nelle persone, nell'uomo. Dio ha fatto l'uomo per aver sete, ma per aver sete di lui. Ecco perché la sete fu posta in un uomo. But the devil comes along and perverts that and causes the people to thirst after him with the things of the world. Ma il diavolo si avvicina e la perverte e fa in modo che le persone abbiano sete di lui con le cose del mondo. The Bible said, if ye love the world or the things of the world, the love of the Father is not in you. La Bibbia disse, se amate il mondo o le cose del mondo, l'amore del Padre non è in voi. Then you see the devil perverts. He can't create anything, but he can pervert what God has already created. Allora, vedete, il diavolo perverte. Non può creare nulla, ma può pervertire quello che Dio ha già creato. The devil is not a creator. He's just a perverter of the original creation. And what is sin is righteousness perverted. Il diavolo non è un creatore. Lui è solo un pervertitore della creazione originale. E cos'è peccato? È giustizia pervertita. How many understand that? Good, I'm just wondering. Quanti lo comprendono, vedete? Bene, me lo chiedevo. I'm a southerner, and we just used to a little more response than that. And the northern people are conservative, and I've been in the south so long that I just have to get used to my southern ways or me or Yankee ways. Sono un sudista e ci siamo abituati proprio a un po' più di risposta di quella. E la gente del nord è tradizionalista e io sono stato al sud così a lungo che dovrete proprio abituarvi ai miei modi sudisti o io ai vostri modi da nordista. But I want you to know we won the war. Yeah, we got no argument about that. There's one southerner living and no Yankees, so we won the war. Ma voglio che sappiate, abbiamo vinto la guerra. Sì, non c'è discussione in merito. C'è un solo sudista vivo e nessuno nordista, quindi abbiamo vinto la guerra. I thought it was most striking when that little Yankee was dying, and the southerner sent him a telegram and said, God bless you, Yankee. I hope to see you again pretty soon. Tuttavia ho pensato fosse la cosa più sorprendente quando quel piccolo nordista stava morendo e il sudista gli ha inviato un telegramma e ha detto «Dio ti benedica, nordista, spero di vederti di nuovo molto presto». That's why couldn't you thought that in the beginning, you see, and just let it go. Così, perché non potevano pensarci all'inizio, vedete, proprio lasciar stare? But I like to say that there's only... It's taken the spans of life to win the war, but we finally got it. See? Ma mi piace dirlo che c'è solo è servita una intera vita per vincere la guerra, ma alla fine l'abbiamo ottenuta, vedete? All right. But there is a great time coming. Bene, ma c'è un tempo grandioso in arrivo. And now, speaking of the enemy, of how that he perverts righteousness into unrighteousness. Ed ora parlando del nemico, di come perverte la giustizia in ingiustizia. Now that we're a mixed multitude, both men and women, most all adults, so I'm sure you'll understand, you listen to your doctor and I'm your brother. Ora, poiché siamo un gruppo misto, sia uomini che donne, quasi tutti adulti, in questo modo sono certo che comprenderete. Ascoltate il vostro dottore, e io sono vostro fratello. It's legal
and lawful and godly for a man to take himself a wife and to live with this wife. È legale, è corretto, è devoto che un uomo si prenda una moglie e viva con sua moglie. But another woman could be the same thing to him, but it would be death to touch her. Ma un'altra donna potrebbe essere la stessa cosa per lui, ma sarebbe morte il toccarla. There's the difference. Righteousness perverted. That's the way all sin is righteousness perverted. Ecco la differenza. Giustizia pervertita. Ecco com'è con ogni peccato e giustizia pervertita. God made you to thirst after him. And God made the church to be oneness under his dominion. But the devil makes them oneness under his domain. Dio vi ha creati per aver sete di lui. E Dio ha fatto la Chiesa per essere nell'unità sotto il suo dominio. Ma il diavolo li rende nell'unità sotto il suo dominio. And now if you'll notice, in the Mohammedan religion, some of the things, if we would just could take the time, ed ora, se notate, nella religione musulmana, alcune cose, se solo potessimo prendere il tempo, the things that are, how they are perverted, le cose che sono, come sono pervertite. In the Mohammedan religion, which I've had the privilege of visiting the country near the grave of Mohammed, and at his grave has been a white horse. Has been standing there for 2,000 years. Nella religione musulmana, che ho avuto il privilegio di visitare il paese vicino alla tomba di Maometto e alla sua tomba, si trovava un cavallo bianco che è là presente da 2,000 anni. Every 4 hours, I think it is, they change the guard. And a white horse saddled and waiting for the resurrection of Muhammad. Ogni 4 ore, penso sia, cambiano la guardia e un cavallo bianco sellato e aspettano la resurrezione di Maometto. And they say that he'll raise from the dead, get on the horse and conquer the world. E dicono che sorgerà dai morti, salirà sul cavallo e conquisterà il mondo. Then you see, they are watching for the conqueror to come riding on a white horse. And how that is perverted from the scriptures, because Jesus is coming riding on a white horse. His vesture dipped in blood, his name the Word of God. Allora, vedete, si aspettano che venga il conquistatore cavalcando un cavallo bianco. E com'è pervertito a giudicare dalle scritture, perché Gesù verrà cavalcando un cavallo bianco, la sua veste intrisa di sangue, il suo nome, la parola di Dio. But you see, the devil taken that theory and perverted it to Muhammad. But truly, Jesus will come on the white horse. The Bible says that he will. Ma vedete, il diavolo ha preso quella teoria e l'ha pervertita a Maometto. Ma in verità Gesù verrà su un cavallo bianco. La Bibbia dice che egli verrà. And you can get in any false cult that you wish to, and you see many great symbols of true Christianity. E potete entrare in qualsiasi culto falso che volete e vedrete molti grandi simboli del vero cristianesimo. Now in the Tower of Babylon, if you'll notice that tower, it was the beginning Babylon, which I will speak on later this week, the Lord will. Ora, nella Torre di Babilonia, se noterete quella torre, era l'inizio di Babilonia, di cui parlerò più tardi questa settimana, se piace al Signore. Babylon, the very city, was patterned out of heaven. And in there they had
the river Euphrates flowing right by the throne, and the garden, swinging garden. Babilonia, la città stessa, era copiata dal cielo, e in quel luogo avevano il fiume Eufrate che scorreva direttamente dal trono, e il giardino pensile. And that's patterned off of heaven, for the river of life flows by the throne of God. E questa era copiata dal cielo, per il fiume di vita scorre dal trono di Dio. And you see, the achievement that man was doing was making a pattern perverted. E vedete il risultato che stava compiendo l'uomo, stava facendo un modello pervertito. And then in this great thing they had a man by the name of Nimrod. And Nimrod was bringing all the rest of the cities and the nation under one great dominion, showing that it's a man-made theory. Just a pattern. E poi in questa grande cosa avevano un uomo chiamato Nimrod. E Nimrod stava portando tutte le altre città e la nazione sotto un unico grande dominio, mostrando che è una teoria fatta dall'uomo, solo una copia. But God's church is united under God. Man has nothing to do with it. It's united under God. Ma la Chiesa di Dio è unita sotto Dio. L'uomo non ha niente a che fare con essa. È unita sotto Dio. And this Babylon, which was the beginning of in the creation, in the Genesis, we find out that it's plumb over in Revelation. E questa Babilonia, che era all'inizio di nella creazione, nella Genesi, troviamo che è fino ad Apocalisse. And it speaks of this ecclesiastical world in the last days, which is now, will find it unite under the Antichrist, a man-made religion. E parla del suo mondo ecclesiastico negli ultimi giorni, il che è ora. Alla fine si unirà sotto l'Anticristo una religione fatta dall'uomo. But I'm thankful to say that God's church will be united too, under one head, God. Ma sono grato di dire che anche la Chiesa di Dio sarà riunita sotto un sol capo, Dio. But the man-made religions will all come into this Antichrist religion. There'll be two forms of them. Ma le religioni fatte dall'uomo verranno tutte in questa religione dell'Anticristo. Ce ne saranno due forme. One form will come from Rome, which will be the beast. Una forma verrà da Roma, che sarà la bestia. And there is an image unto the beast, which will be the ecclesiastical head of the Protestant church, heap up as an image unto the beast, under the denominational world. E ci sarà un'immagine alla bestia che sarà il capo ecclesiastico della Chiesa protestante, raccoglierà come un'immagine alla bestia sotto il mondo denominazionale. And it'll all come under one great dominion. And the Antichrist will be the one that's enthroned and seated. E tutto verrà sotto un unico grande dominio e l'Anticristo sarà quello che sarà posto sul trono e fatto sedere. Anti, against, almost exactly like, but yet is teaching isn't from the scriptures. Enough of the scriptures to make it look like that it's right, but it'll be wrong. Anti, contro. Quasi esattamente simile, ma tuttavia il suo insegnamento non è dalle scritture. Quanto basta dalle scritture da farlo sembrare come se fosse giusto, ma sarà errato. And I know you're saying, Brother Branham, you're referring to Rome now. That's exactly, and not only Rome, but Protestantism too. Exactly, the Bible said so. E so che voi state dicendo...
Fratello Branham, ora ti riferisci a Roma. Esatto, e non solo Roma, ma anche il protestantesimo. Esatto, la Bibbia disse così. But there you are, the devil uniting people under one head, one ecclesiastical head, a man on earth. Ma eccovi, il diavolo riunisce la gente sotto un capo ecclesiastico, un uomo sulla terra. The Bible said he would sit in the temple of God, showing that he is God. La Bibbia disse, egli sederà nel tempio di Dio, mostrando di essere Dio. And how he would wear a triple crown and all these things that he would do, the vicar of heaven, earth and purgatory. E come avrebbe portato una triplice corona e tutte queste cose che avrebbe fatto il vicario del cielo, terra e purgatorio. And under this would be an image to him where all the rest of them would unite together. E sotto questo ci sarebbe un'immagine sua dove tutti gli altri si uniranno insieme. But the church of the living God will be united under the power of God and the supervision of the Holy Spirit. God's church shall be united. Ma la Chiesa del Dio vivente sarà unita sotto la potenza di Dio e la supervisione dello Spirito Santo. La Chiesa di Dio sarà unita. Oh, aren't you glad? Oh, non siete contenti? In this dark hour when everything's shutting off, people are not caring. They don't seem like their hearts are getting farther and farther away from God. In quest'ora buia, quando tutto si spegne, la gente non si preoccupa, non lo sono, sembra che i loro cuori si allontanino sempre di più da Dio. The world's getting colder and colder and indifferent because these great ecclesiastical heads are forming up. Il mondo sta diventando sempre più freddo e indifferente perché questi grandi capi ecclesiastici stanno prendendo forma. In Russia, Russia is trying to unite the world under communism. In Russia, la Russia sta cercando di unire il mondo sotto il comunismo. Russia, the devil that's controlling Russia, is trying to unite all the world under communism. They'll never be able to do it. La Russia, il diavolo che controlla la Russia, sta cercando di unire tutto il mondo sotto il comunismo. Non riusciranno mai a farlo. And then the UN, United Nations, is trying to unite them under a union police force. Another man-made system. It never will work. It can't. But they're all trying to. E poi l'ONU, le Nazioni Unite, sta cercando di unirle sotto un'unione di forze di polizia, un altro sistema fatto dall'uomo. Non funzionerà mai. Non può. Ma stanno tutti cercando di farlo. And let me say this with respect, but according to the Word of God, that every nation today is dominated by the devil. The Bible said so. E lasciate che dica questo con rispetto, ma secondo la parola di Dio, che ogni nazione oggi è dominata dal diavolo. La Bibbia disse così. Satan showed our Lord the kingdoms of the world, and he said, these are all mine, to do with them anything I want to do. And if you worship me, I'll give them all over to you. Satana mostrò al nostro Signore i regni del mondo, e lui disse, tutti questi sono miei, per farne quello che voglio con essi. E se tu mi adorerai, li darò a te.
And Jesus knew that he was going to fall heir to him in the millennium, so he said, "Get thee behind me, Satan!" E Gesù sapeva che ne sarebbe stato erede nel millennio, così disse, "Allontanati da me, Satana!" If the world was governed by Christ, we'd stack arms and there'd never be another bullet fired. Se il mondo fosse governato da Cristo, potremmo deporre le armi e non verrebbe sparato un altro proiettile. We wouldn't have any use for Sputniks and for hydrogen bombs to blow up people. Non dovremmo usare questi Sputnik e le bombe a idrogeno per far esplodere la gente? When Christ takes over the governorship of this world as the King of Kings and Lord of Lords, the people will be united to him under one great big domain. It'll be a time. Quando Cristo conquisterà il governo di questo mondo, come il re dei re e signore dei signori, la gente sarà unita a lui sotto un grandissimo dominio. Che tempo sarà? All nations are wanting people to be one. Germany thought they all ought to be Germans. Russia thinks they all ought to be Russians. The Western world thinks they ought to come under here. Tutte le nazioni vogliono che le persone siano uno. La Germania pensava che dovessero tutti essere tedeschi. La Russia pensa che tutti dovrebbero essere russi. Il mondo occidentale pensa che tutti dovrebbero venire qui. And they want them to speak one language, just like they did in Babylon. God said they are one language. E vogliono che parlino una sola lingua, proprio come fecero a Babilonia. Dio disse, hanno una sola lingua. And he wants them all to speak one language. They want them all to be one united person. But it will never take place under man's dominion. E lui vuole che tutti loro parlino una sola lingua. Vogliono che siano tutti uniti in una sola persona, ma non avverrà mai sotto il dominio dell'uomo. But I'll say this, that there's coming a time when all nations will be united together under one king, and that will be Jesus Christ, God's Son. Ma dirò questo, che verrà un tempo in cui tutte le nazioni saranno unite insieme sotto un solo re, e quello sarà Gesù Cristo, il Figlio di Dio. And they'll speak one language. They'll be one in heart and one in purpose. E parleranno una sola lingua, saranno di un sol cuore e un sol proposito. Daniel saw the end when the stone was cut out of the mountain without hands, and it rolled into the kingdoms of the world and crushed them, and they become like the trash on the floor, the husk that the winds blew away. Daniele vide la fine quando la pietra fu staccata dal monte senza tocco di mani ed essa arrotolò nei regni del mondo e li frantumò. E divennero come pula sul suolo, il guscio che portarono via i venti. But the stone covered all the earth. That stone is Christ. Ma la pietra coprì tutta la terra. Quella pietra è Cristo. There'll be some time. There'll be one nation, one people. One flag, the old rugged cross. Praise be to the living God. Avverrà un certo punto in cui ci sarà una nazione, un popolo, una sola bandiera, la vecchia rozza croce. Lode sia il Dio vivente. My hopes is built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. When all around my soul gives way, then he is all my hope and stay. For on Christ the solid
rock I stand, all other grounds is sinking sand. Le mie speranze sono edificate su nient'altro che il sangue di Gesù con giustizia. Quando tutto attorno all'anima mia scompare, allora Egli è ogni mia speranza e appoggio. Perché su Cristo la roccia solida io sto, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda. All other ground, churches, denominations, nations, UNs, whatever it might be, it's all sinking sands. Got to come to an end. Ogni altro terreno, chiese, denominazioni, nazioni, l'ONU, qualsiasi cosa possa essere, sono tutte sabbie mobili. Deve arrivare ad una fine. I've had the privilege of standing in Rome, where the great Caesar, who tried to unite all the world under the Roman Empire, and today, you have to dig 20 feet down to find the ruins of that city. Ho avuto il privilegio di stare a Roma, dove il grande Cesare cercò di unire tutto il mondo sotto l'impero romano. E oggi dovette scavare 20 piedi per trovare le rovine di quella città. I stood in Egypt, where the great pharaohs that tried to unite the world under Egypt. And you dig 20 and 30 feet to find the ruins of the city. Mi sono trovato in Egitto, dove i grandi faraoni che avevano cercato di unire il mondo sotto l'Egitto, e scavate 20 e 30 piedi per trovare le rovine della città. For here we have no continuing city, says the Bible, but we seek one to come. Perché qui non abbiamo una città stabile, dice la Bibbia, ma cerchiamo quella futura. Not long ago, one time went out to a place when I was a little boy. I seen a great tree where I used to go and sit under that tree. Non molto tempo fa, quando ero un ragazzino, una volta mi recai fuori in un posto, vidi un grandissimo albero dove ero solito andare e sedermi sotto quell'albero e... And I said, when I'm an old man, I'll come back and sit under this certain tree. And I'll look up into its branches. And I will admire its beauty as I am today of a boy of 12. Dicevo, quando sarò vecchio, tornerò e mi siederò sotto questo certo albero e guarderò su nei suoi rami e ammirerò la sua bellezza come faccio oggi da ragazzo di 12 anni. There's nothing left of that tree but a snag. Why? There is nothing here that can continue. It must cease. Non rimane niente di quell'albero se non un ceppo. Perché qui non c'è niente che possa continuare. Deve cessare. And every mortal thing speaks of an immortal one coming. For everything that we see is a perverted act of something that's real. E ogni cosa mortale parla di una immortale che verrà, perché tutto quello che vediamo è un atto pervertito di qualcosa che è reale. I marry a couple and see a lovely young girl in her blushing teens, a young man with his shoulders back, standing as they are one and their hearts beating together. I think, isn't that too pretty a picture to ever be marred by death? Sposo una coppia e vedo un'amabile ragazza dall'adolescenziale roseo colorito, un giovane uomo con le spalle arretrate che si trovavano così come sono, uno, e i loro cuori battono insieme. Penso, non è quella un'immagine troppo bella da mai essere rovinata dalla morte? But it's just a few years till the hair turns gray, the shoulders stoop, and back to the dust they go. Ma è questione solo di pochi anni che i capelli diventino grigi, le spalle si pieghino e ritornino alla polvere. What is it? It's a picture when they're standing there that there is a land beyond the river. Where every symptom of death is taken away. Che cos'è? È un'immagine quando si trovano là,
che c'è una terra oltre il fiume dove ogni sintomo di morte viene tolto. There immortal shall stand in his likeness. The sun and the stars do outshine. Là, immortali, staremo a sua somiglianza per splendere più del sole e delle stelle. That great morning star hasn't lost any of its beauty since the Lord blowed it from his hands and hung it in its orbit. And look what a few years does to us! Quella grande stella del mattino non ha perso della sua bellezza da quando il Signore l'ha soffiata dalle sue mani e l'ha sospesa nella sua orbita. E guardate cosa fanno a noi pochi anni! But what did he say in the scripture? He said, those that have turned many to righteous shall outshine the stars! Ma cosa disse egli nella scrittura? Egli disse, quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno più delle stelle. So we look for a city whose builder and whose maker is God. Così noi cerchiamo una città il cui architetto e il cui fattore è Dio. After you see this great something that I'm trying to build your mind into for a context, I'm trying to let you see out here that there is a working of an enemy. Dopo aver visto questo qualcosa di grande verso cui sto cercando di edificare la vostra mente come contesto, sto cercando di farvi vedere a questo punto che c'è un'opera di un nemico. And the working of the enemy by a perverted spirit is trying to do that which the Spirit of Christ is trying to do. E l'opera del nemico tramite uno spirito pervertito è cercare di fare quello che stava cercando di fare lo Spirito di Cristo. The enemy is trying, like the pro and con, to unite all the world under one great head. The worlds are doing that. Russia, UN. Il nemico sta provando, come i pro e contro, di unire tutto il mondo sotto un unico grande capo. Il mondo lo sta facendo. Russia, ONU. And now let me go just a little further. And the church is trying to do it. Under man-made setup. Ed ora lasciate solo che vada un po' più avanti. E la Chiesa sta cercando di farlo. Secondo un'impostazione fatta dall'uomo. It'll never work. It's not God's program. I can prove that by his word. Non funzionerà mai. Non è il programma di Dio. Posso dimostrarlo con la sua parola. But you know, God made you a person to make you desire to be that way. So that he could fill you up with his goodness. Now, if a man has to be full of something, that's right. Ma sapete, Dio vi ha reso una persona per farvi desiderare in quel modo, così che potesse riempirvi con la sua bontà. Ora, se un uomo deve essere pieno di qualcosa, è giusto. This is a choosing time. You cannot stand neutral any longer. Questo è un tempo di scelta. Non potete più restare neutrali. You may leave before the message is over, but you can't go out that door the same person you come in. That's right. Potreste andarvene prima che sia finito il messaggio, ma non potete uscire da quella porta la stessa persona che siete entrati. È così. You'll cross that threshold tonight either a better person or a more evil person than you was when you entered. You can't help it. It's up to you to make a decision. Attraverserete quella soglia stasera come una persona migliore o una persona più malvagia di quello che eravate quando siete entrati. Non potete farci niente. Sta a voi prendere una decisione. Now notice
It's a choosing time. You can't be neutral. It's a choosing time. You must choose you this day whom you're going to serve. Ora, notate, è un tempo di scelta. Non potete essere neutrali. È un tempo di scelta. Dovete scegliere in questo giorno chi servirete. And the devil has presented many things glamorous that you can choose if you wish to. You can't remain the way you are because you've got to be if you're empty. E il diavolo ha presentato molte cose affascinanti che, se volete, potete scegliere. Non potete rimanere nel modo in cui siete, perché dovete essere se siete vuoti. Now, I wish this to stay among us. And the good Lord of heaven knows that I'm not saying this to be indifferent. But I'm just saying this to show a truth. Ora, voglio che questo rimanga fra noi. E il buon Signore del Cielo sa che non sto cercando di dire questo per essere indifferente, ma sto dicendo questo solo per mostrare una verità. And our great evangelists who are crossing the world today, and not long ago I had the privilege of sitting at the breakfast with this famous Billy Graham, who I believe is God's servant, going across the nations, calling them to Christ, calling the world to Christ and to repentance. E i nostri grandi evangelisti che stanno attraversando il mondo oggi, e non molto tempo fa ho avuto il privilegio di sedere alla colazione con questo famoso Billy Graham, che credo essere un servitore di Dio che attraversa le nazioni chiamandole a Cristo, chiamando il mondo a Cristo e al ravvedimento. And I heard him say before a group of preachers, as he picked up the Bible like this, and he said, "This is the example." E l'ho sentito dire davanti ad un gruppo di predicatori, mentre sollevava la Bibbia, così, e lui disse, "Questo è l'esempio." He said, "Paul went into a city, and he made a convert. He came back a year later, and he had 30 converts." Lui disse, Paolo andava in una città e faceva un convertito, tornava un anno dopo e aveva 30 convertiti. He said, "I go into a city and have 20,000 converts. I come back in a year and don't have 20. Lui disse, "Io vado in una città e ho 20,000 convertiti, torno dopo un anno e non ne ho 20. Oh, how I wanted to say something. But that was his meeting. Oh, come desideravo dire qualcosa, ma quella era la sua riunione. Billy Graham with his message is telling people to repent and to turn from sin. And that's an essential message. Billy Graham, con il suo messaggio, sta dicendo alle persone di ravvedersi e allontanarsi dal peccato. E quello è un messaggio essenziale. And God has chosen Billy Graham to do it. No one else can do it like he has done it. Because he's following the Lord. E Dio ha scelto Billy Graham per farlo. Nessun altro può farlo come l'ha fatto lui, perché sta seguendo il Signore. He is in the spirit of John, which before the first coming of Christ went forth and preached repentance and done no miracles. But he preached and stirred the regions and made them ready for the next message coming. Egli è nello spirito di Giovanni che, prima della venuta di Cristo, uscì e predicò il ravvedimento e non fece miracoli, ma predicò e infiammò le regioni e le preparò per il messaggio successivo che stava arrivando. But today, as Billy Graham, our beloved brother, as he's having the people to dump themselves out with sin, he hasn't got the message of filling up again. That's what's the matter.
Ma oggi, come Billy Graham, nostro amato fratello, come sta portando le persone a svuotarsi del peccato, non ha il messaggio per riempirle di nuovo. Ecco qual è il problema. You are dumped out. But let me humbly speak to you as your brother. The Bible said when the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places. In other words, he's going around everywhere trying to find rest. Siete svuotati, ma lasciate che vi parli umilmente come vostro fratello. La Bibbia disse, quando lo spirito impuro esce dall'uomo, vaga per luoghi aridi. In altre parole, va attorno, ovunque, cercando di trovare riposo. A spirit is not very bad until he can find somebody that he can talk to or live through. Uno spirito non è così dannoso finché non può trovare qualcuno tramite cui parlare o in cui vivere. Just recently, I could feel the spirit in the meeting. Proprio recentemente potevo sentire lo spirito nella riunione. And you all who are sending your letters in as an apology of the first night or two to believe that it was some kind of a mental setup, and now you're convinced, sure, I forgive you, God does too, and the Lord bless you. Certainly. E tutti voi state inviando lettere come scusa per la prima sera o due, per aver creduto che fosse qualche tipo di impostazione mentale, ed ora siete convinti. Certo, vi perdono, anche Dio lo fa, e il Signore vi benedica, certamente. Now, when the meeting going on, an evil spirit in the meeting, that spirit is almost harmless until it can catch somebody that it can work through. Then when it can work through, it'll certainly do damage. Because it is a evil spirit. Ora, quando la riunione prosegue, uno spirito malvagio nella riunione, quello spirito è quasi impotente finché non può afferrare qualcuno tramite cui poter operare. Allora quando mediante esso può operare, farà certamente danno, perché è uno spirito malvagio. And the Holy Spirit is here, trying to find somebody to work to, and when it finds somebody to work to, it can do good. E lo Spirito Santo è qui, cercando di trovare qualcuno tramite cui operare. E quando esso trova qualcuno tramite cui operare, esso può fare del bene. See the two spirits, their motives, objectives. Watch how it is. Watch their works, watch their fruits. Then you can see what spirit is on you. Vedete i due spiriti, i loro motivi, obiettivi? Osservate com'è, osservate le loro opere, osservate i loro frutti, allora potrete vedere quale spirito è su di voi. You are motivated by spirit. If you have no spirit, you're dead. And if you have a spirit, it motivates your life. Siete motivati da uno spirito. Se non avete uno spirito, siete morti. E se avete uno spirito, esso motiva la vostra vita. And if your life bears the fruit of a Christian, it's a Christian spirit. Now you may be filled. E se la vostra vita porta il frutto di un cristiano, è uno spirito cristiano. Ora potete essere riempiti. Now what's this evil spirit? When he goes out, he walks in dry places, hunting a place to find rest. Ora osservate questo spirito malvagio. Quando esce, va per luoghi aridi cercando un posto di riposo. The Bible said he could not find it. So he says, I will return back to where I come out of. La Bibbia disse, non può trovarlo. Allora dice, tornerò da dove sono uscito. He goes back to this person that he was once in. And he finds the house all swept, cleaned up, sanctified, all condemnation gone. Oh, just a real happy believer. But it's empty. Lui torna da questa persona in cui era una volta e trova la casa tutta spazzata,
ripulita, santificata. Ogni condanna se n'è andata. Oh, proprio un credente davvero felice, ma è vuota. And he said, come here. Seven other spirits worse than he was. E lui dice, venite qui, altri sette spiriti peggiori di com'era lui. Will you please try to get this? The Bible said that's the truth. Jesus said it's the truth. And he comes back to this house. Cercherete per favore di capire questo? La Bibbia ha detto che è la verità. Gesù ha detto che è la verità. Ed egli torna in questa casa. A man who's confessed Christ to be his Savior has got rid of his wickedness, has quit his drinking, quit his smoking, his lying, his stealing. He has become sanctified, cleaned out. Un uomo che ha confessato Cristo essere suo Salvatore, si è liberato dalla sua malvagità, ha smesso di bere, smesso di fumare, mentire, rubare, è diventato santificato, ripulito. His house is all swept. He feels free. So he comes back and he finds that house. Then he goes and gets seven other spirits worse than he was and comes into this person. La sua casa è tutta spazzata, si sente libero. Così torna e trova quella casa, allora va a prendere altri sette spiriti peggiori di com'era lui ed entra in questa persona. And the Bible said that the last state of the man is seven times worse than it was at the beginning. E la Bibbia disse che l'ultima condizione dell'uomo è sette volte peggiore di quella che era al principio. Now what does happen? A evangelist comes through. They preach repentance and you clean up from your sin. Ora cos'è esattamente successo? Un evangelista arriva a predicare il ravvedimento e vi ripulite dal vostro peccato. And then when you're cleaned up, the devil goes away from you. You take your things back that you stole. You go confess your wrongs to your wife or your husband. You're really cleaned up. E poi quando siete ripuliti, il diavolo si allontana da voi, riportate indietro le cose che avete rubato, andate, confessate gli errori a vostra moglie o vostro marito, vi ripulite davvero. And then the thing of it is, you're just clean and make a real good target for the devil. E poi la cosa di cui si tratta è che siete davvero puliti e vi rendete un ottimo bersaglio per il diavolo. Now, after the people believed and was baptized, they were filled with the Holy Ghost. And that's God's divine program. Ora, dopo che la gente credette e fu battezzata, fu riempita dello Spirito Santo. E quello è il programma divino di Dio. Now, if you are filled with the world, and when you get saved, you might be filled with good thoughts and so forth, but unless you are filled with God, God sent the Holy Spirit to the earth to motivate the church. Ora, se siete riempiti con il mondo, e quando siete salvati, potreste essere riempiti con buoni pensieri e così via. Ma se non siete riempiti di Dio, Dio mandò lo Spirito Santo alla terra per incitare la Chiesa. And you might be filled with thoughts. You might be filled with theology. And you might be filled with education. A know-it-all. E potreste essere riempiti di pensieri, potreste essere riempiti di teologia, e potreste essere riempiti di istruzione, un sapientone. And you might be filled with religion, and still be a target of the devil. That's right. E potreste essere riempiti di religione, ed essere ancora un bersaglio per il diavolo. È così. Now, when God made you so you could empty, for when you was born, you was made with a place to be filled. By nature, you're a child of the devil. Ora, quando Dio vi ha fatto in modo da potervi svuotare, perché quando siete nati, siete stati fatti con un posto che deve essere riempito.
Per natura siete un figlio del diavolo. And when you Evangelist comes along and you repent and get cleaned up. E quando voi viene un evangelista e voi vi ravvedete, vi ripulite. You see what the devil comes? He brings back to you and sets you in some little denomination and say, our church is the biggest one. You're wrong right there to start with. Vedete cosa? Viene il diavolo, vi porta indietro e vi pone in qualche piccola denominazione. Dice, la nostra chiesa è la più grande. A quel punto, per cominciare, siete nell'errore. Then you get heady, high-minded. Allora diventate temerari, gonfi. Why don't condemn me to stay home and watch television? It doesn't condemn me to smoke a little friendly cigarette or take a drink once in a while. Your fruits tells what you are. Ebbene, non mi condanna a stare a casa e guardare la televisione. Non mi condanna a fumare una piccola sigaretta in compagnia o fare una bevuta ogni tanto. I vostri frutti dicono cosa siete. And then you'll hear some clergyman get up and you might be reading the Bible and you see where Jesus performed and done miracles. You take it to the pastor. E poi sentirete qualche ecclesiastico alzarsi e potreste trovarvi a leggere la Bibbia e vedere dove Gesù compì e fece miracoli, lo portate al pastore. Oh, he'll say, now look, we don't believe that. Who's we? Who is the we don't believe it? Him and who? Oh, lui dirà, ora guarda, noi non lo crediamo. Chi è noi? Chi è il noi non lo crediamo? Lui è chi? It isn't him and God, for God wrote it. It's him and somebody else. Non sono lui e Dio, perché Dio l'ha scritto. Sono lui e qualcun altro. And if you get behind it, it's the same motive that was at the Tower of Babel. To build a man-made earthly dominion. But God don't want that. E se lo sosterrete, è lo stesso motivo che c'era alla Torre di Babele per costruire un dominio terreno fatto dall'uomo. Ma Dio non lo vuole. He don't want you all united under the Methodist, under the Baptist, under the any ecclesiastical church head. He don't want you all united under Rome. Lui non vuole che siate tutti uniti sotto la metodista, sotto la battista o sotto la qualsiasi capo ecclesiastico di chiesa. Non vuole che siate tutti uniti sotto Roma. He don't want you all united under the any church dominion. Non vuole che siate tutti uniti sotto il qualsiasi dominio di chiesa. He wants you united under his spiritual kingdom. The Holy Spirit. Egli vuole che siate uniti sotto il suo regno spirituale, lo Spirito Santo. And when the Holy Spirit comes, the world becomes dead, and you're filled with the baptism of the Holy Ghost, and the devil is a person that has to stay away from you. E quando viene lo Spirito Santo, il mondo diventa morto e siete riempiti del battesimo dello Spirito Santo. E il diavolo è una persona che deve stare lontano da voi. You're under God's domain. You are a new creature. The Holy Spirit come into that empty place and fill it up. Siete sotto il dominio di Dio. Siete una nuova creatura. Lo Spirito Santo entra in quel luogo vuoto e lo riempie. Now, a pastor, any cult, some little literature you'd read, might say to you, the days of miracles is past. Ora, un pastore, qualche culto, qualche piccola letteratura che potreste leggere potrebbe dirvi, i giorni dei miracoli sono passati. That's a good place for the devil to slip one of them spirits in there and make you a worse person than you was when you was a sinner. Quello è un buon punto per il diavolo per far intrufolare uno di quegli spiriti e per rendervi una persona peggiore di quello che eravate quando eravate un peccatore. Because a religious sinner is the worst of all.
That's the worst. Jesus said so. It's the worst spirit. Perché il peccatore religioso è il peggiore di tutti. È il peggiore. Gesù disse così. È lo spirito peggiore. Then you might go to a meeting where the great power of the Lord, and the first thing you'd say when you saw it, now I just wonder if I get mixed up with this, they'll give me my letter at the church. See where you're at? Allora potreste andare ad una riunione dove c'è la grande potenza del Signore e subito direte, quando la vedrete, ora mi chiedo proprio se mi mescolo con questa, mi porgeranno la lettera nella mia chiesa. Vedete dove vi trovate? Now maybe it doesn't. There's fine denominations, fine pastors, Methodists, Baptists, all different types that believe in the supernatural moving of God. That believes that man's got to be born again and filled with the Holy Spirit. And I thank God for every one of them. Ora, forse non è così. Ci sono buone denominazioni, bravi pastori, metodisti, battisti, completamente di ogni genere, che credono nell'impulso soprannaturale di Dio, che crede che l'uomo deve nascere di nuovo ed essere riempito con lo Spirito Santo. E ringrazio Dio per ognuno di loro. There's many of them that believe. God's got his children stuck out in every place. But what I'm trying to say, in the majority, you find out in all those churches. Ci sono molti di loro che credono. Dio ha i suoi figli che si distinguono in ogni luogo. Ma quello che sto cercando di dire, nella maggioranza trovate tutte quelle chiese. I want to ask you Methodist people something that don't believe in divine healing. What about John Wesley, your founder? Voglio chiedere qualcosa a voi, gente metodista, che non credete nella guarigione divina. Che ne è di John Wesley, il vostro fondatore? When he was riding his horse to pray for a sick woman, and the horse stumbled in a gopher hole and fell and broke its leg. Quando a cavallo stava andando a pregare per una donna malata, e il cavallo inciampò in una tana di castoro e cadde e si ruppe la gamba. John got off his horse, took a bottle of oil and said, Lord, you've made this horse the same as you made me, and anointed the horse with oil and got on him and rode away. What about that? John scese dal cavallo, prese una bottiglia di olio e disse, Signore, tu hai fatto questo cavallo come hai fatto me? E unse il cavallo con olio, e gli salì sopra e se ne andò cavalcando. Che ne è di quello? You preach it in a modern Methodist church today, they throw you out the door. Certainly. Predicatelo nella moderna chiesa metodista, vi butteranno fuori dalla porta, certamente. But you see what it is? The old mother prostitute of the Bible, Revelation 17, she had daughters. And surely I don't have to go in detail on that. Ma vedete cos'è? La vecchia madre meretrice della Bibbia, Apocalisse 17, aveva delle figlie, e di certo non devo entrare nel dettaglio su quello. Protestantism is a product of Catholicism. Certainly it is. They brought a lot of the stuff out, still hanging on to it. Still doing it. Way away from scriptural teaching. Way away from the apostles' teaching. Il protestantesimo è un prodotto del cattolicesimo. Lo è, di certo. Hanno portato molta della loro roba. Ci sono ancora attaccati, facendolo ancora, molto lontano dall'insegnamento scritturale, molto lontano dall'insegnamento degli apostoli. They made themselves up an apostles' creed. I want any man to tell me where the apostles ever quoted a creed like that. Never, never. But you lay on to it. Si sono fatti un credo degli apostoli. Voglio che qualcuno mi dica dove gli apostoli hanno mai citato un credo del genere. Mai, mai. Ma vi appoggiate adesso. And you call your priest father. And Jesus said, call no man father. E chiamate i vostri sacerdoti padre. E Gesù disse, non chiamate nessuno padre. And you people, you get your little prayer books out, both Protestant and Catholic, and say prayers over and over and over, both Protestant and Catholic.
E voi, gente, divulgate i vostri piccoli libri di preghiera, sia protestanti che cattolici, e dite preghiere più e più volte, sia protestanti che cattolici. And Jesus said, don't use vain repetitions like the heathens do, think they can be heard of their much talking. E Gesù disse, non usate vane ripetizioni come fanno i pagani, pensano di poter essere ascoltati per il loro molto parlare. You see, pot can't call kettle black. That's right. It's all under condemnation. Every man-made theory. Vedete da che pulpito viene la predica? È così, è tutto sotto condanna, ogni teoria fatta dall'uomo. And that's the reason in a revival like this come to the city, these seats are sitting empty. Ed ecco il motivo per cui in un risveglio come questo, venire in città, queste sedie sono vuote. But God will send it anyhow, and the papers will blast it. And at the day of judgment, when you're called to answer, you'll be found guilty, as they was back there. Ma Dio lo manderà comunque, e i giornali lo faranno squillare, e al giorno del giudizio, quando sarete chiamati a rispondere, sarete trovati colpevoli, quanto lo furono loro là in passato. Didn't Jesus say the Queen of Sheba, the Queen of the South, come all the way from the utmost parts of the world? Sitting on the back of a camel, 3 months, to see a gift of God which was Solomon? Non disse Gesù, la regina di Saba, la regina del sud, venne dall'estremità del mondo seduta sulla groppa di un cammello per 3 mesi, per vedere un dono di Dio, il quale era Salomone? He said, verily I say unto you, a greater than Solomon is here. Egli disse, in verità vi dico, qui è uno che è più che Salomone. And I say tonight that a greater than Solomon is here. It's the person of Christ in the Holy Ghost. Performing and working, producing in the human life just as he did here. E io dico stasera che qui è uno che è più di Salomone. È la persona di Cristo nello Spirito Santo compiendo e operando, producendo nella vita umana proprio come egli fece qui. God made you a place that could be emptied. Now you can't just polish the old life up. You can't give the old life a facelift. She's got to die and a new life be born in her. Dio vi ha creato un posto che potesse essere svuotato. Ora non potete migliorare soltanto la vecchia vita. Non potete fare un lifting alla vecchia vita. Essa deve morire e una vita nuova nascere in essa. She don't need some manicure or what did you put on your lips? What the women do, you know, make them look better? Non ha bisogno di qualche manicure o quello che vi mettete sulle labbra, di quello che fanno le donne, sapete, per farle sembrare più belle. She don't need a hair curling. She don't need the lip stuff. The church needs a birth. And a filling of the Holy Ghost. Non ha bisogno di arricciare i capelli, non ha bisogno della roba da labbra. La Chiesa ha bisogno di una nascita e di un riempimento dello Spirito Santo. With her hair curled and her lips painted, she's still the same old girl. She still is a doubter. She still has her doubts. She has her fears. Con i capelli ricci e le labbra dipinte, lei è ancora la stessa vecchia ragazza. Dubita ancora. Lei continua ad esserlo, ha i suoi dubbi. Lei ha le sue paure. She's got herself all scrupled up and she don't want to hear the truth. Because the thing that is within her won't let her do it. Right. Certainly. Si è riempita di scrupoli e non vuole ascoltare la verità, perché la cosa che è dentro di lei non glielo lascerà fare. È così, certamente. A woman of ill fame, on the streets. You walk up and tell her, hey woman, you're wrong. She'll say, tend to your own business. Una donna di cattiva fama per le strade. Avvicinatevi e ditele, hey donna, stai agendo male. Lei dirà, fatti gli affari tuoi. And some stiff-necked church member is
Seven times worse than that woman. E qualche membro di chiesa dal collo duro è sette volte peggiore di quella donna. Tell her there's a great revival going on. You should come down. The Lord Jesus has manifested himself, healing the sick, people are so forth receiving the Holy Spirit. Ditele, sta avvenendo un grande risveglio. Dovresti scendere, il Signore Gesù si è manifestato guarendo i malati, la gente sta ricevendo lo Spirito Santo, così via. Juan, what's the matter with you? I belong to church, I'm as good as you. Why? She don't know any better. Fammi il piacere, qual è il problema? Appartengo alla chiesa, sono brava quanto te. Perché lei non conosce niente di meglio? But you speak to a decent woman and tell her it's wrong to do that, she'll say, amen, I know that's wrong. Ma parlate ad una buona donna e ditele che è sbagliato fare quello, lei dirà, amen, so che è sbagliato. And you tell a man or a woman that's born again of the Spirit of God that the baptism of the Holy Ghost is here for them to fill their hearts, they'll holler amen to it. For they feed and live on the Word of God. Certainly they do. E parlate ad un uomo o una donna che sono nati dallo Spirito di Dio, che il battesimo dello Spirito Santo è qui per loro, per riempire il loro cuore. Grideranno amen a ciò, perché si cibano e vivono della parola di Dio. Certamente lo fanno. But you see, as it is in the world, so is it in the church. They're trying to build something. Ma vedete com'è nel mondo, così è nella Chiesa. Stanno cercando di edificare qualcosa. God don't need your help to build his kingdom. God just wants you to preach the word. He'll do the building. He's the architect. He's got the plans right out here. All right. Dio non ha bisogno del vostro aiuto per edificare il suo regno. Dio vuole solo che voi predichiate la parola. Egli farà la costruzione. Egli è l'architetto. Ha dei piani disposti qui. Bene. What do we do then? God made you a place to empty up of the things of the world. Now nature put a spirit in there that makes you love the things of the world, and you know you're wrong when you do that. Allora cosa facciamo noi? Dio vi ha fatto un posto da svuotare delle cose del mondo. Ora la natura ha messo là dentro uno spirito che vi fa amare le cose del mondo, e sapete che è sbagliato quando lo fate. Whether you're a church member, you may be just as religious as you can be, and just as full of the devil with it. That's right. Che siate un membro di chiesa, potreste essere religioso quanto più possibile e proprio pieni del diavolo con ciò. È così. If you doubt the word of God, every word of it to be true, it's the devil telling you that. Certainly it is. Se dubitate la parola di Dio, ogni parola di essa essere vera, è il diavolo che ve lo dice. Certamente lo è. That's rude. But it's time, high time, that some little sissified preacher got his rubber gloves off and preached the gospel the way it's wrote. And quit trying to petty around with some seminary experience. È duro. Ma è tempo, ormai tempo, che qualche piccolo predicatore effeminato si tolga i guanti di gomma e predichi il Vangelo nel modo in cui esso è scritto e smette di cercare di girare attorno in modo insignificante con qualche esperienza di seminario. I always felt sorry for an incubator chicken. A chicken that was born in an incubator chirps and ain't got no mammy to go to. Mi sono sempre dispiaciuto per un pulcino da incubatrice, un pollo che è nato in una incubatrice, pigola e non ha nessuna mamma da cui andare. That puts in the mind of a seminary preacher that don't know no more about the word of God than what the seminary said. Chirping and no mammy to go to. Quello mi ricorda un predicatore da seminario che della parola di Dio non sa più di quello che ha detto il seminario, che è pigola e nessuna mamma da cui andare. But when you're really born under the wings of his grace and power, you'll agree with every word he said is the truth. And when God moves in the supernatural, your heart will hunger right to it.
Ma quando siete nati davvero sotto le ali della sua grazia e potenza, sarete d'accordo con ogni parola che egli ha detto, è la verità, e quando Dio si muove nel soprannaturale, il vostro cuore avrà proprio fame di ciò. You won't get off on the side and say mental telepathy, a devil, Beelzebub, I don't believe that, my church don't teach it. Non andrete da parte, direte, telepatia mentale, un diavolo, Belzebù, non lo credo, la mia chiesa non lo insegna. You say, God be praised forever, or you're filled. You can't stay empty. Empty is idleness. Direte, Dio sia sempre lodato, perché siete riempiti, non potete rimanere vuoti. Il vuoto è pigrizia. That's what's the matter with the converts today. As soon as you get converted, you start idling around. You ought to be over there on your knees, seeking God for the baptism of the Holy Ghost. To be filled up. Ecco cosa non va con i convertiti oggi. Appena venite convertiti, cominciate a girare nell'ozio. Dovreste essere da qualche parte inginocchiati cercando Dio per il battesimo dello Spirito Santo, per essere riempiti. Then you've got a wall, His blessed presence with you. And when the enemy comes in like the lion in the den that night with Daniel, the light of God shines out and he gets away from you. Allora avete un muro, la sua benedetta presenza con voi, e quando arriva il nemico come il leone nella fossa quella notte con Daniele, la luce di Dio splende e lui si allontana da voi. If the good man of the house hasn't got it garrisoned, certainly. Se il padron di casa non l'ha presidiata, certamente. Now, united, on the day of Pentecost, or just before it, the disciples had all been cleaned out. All their sins had been forgiven. Ora, uniti il giorno di Pentecoste, oppure appena prima di ciò, i discepoli erano stati tutti ripuliti, tutti i loro peccati erano stati perdonati. And Jesus the shepherd, the old hen as it was, as he said he would have gathered him as a hen his brood. E Gesù, il pastore, la vecchia chioccia, come a dire, come egli disse che egli li avrebbe riuniti come una chioccia, la sua nidiata. Then when the spirit of the devil was kept away, waiting for the filling time. Allora, quando lo spirito del diavolo fu tenuto lontano, aspettando il tempo del riempimento. And yet in all that just 12 men, one of them got the anointing of the devil. And after he had seen Jesus do all those fine works, e tuttavia, in tutto quello, solo 12 uomini, uno di loro ebbe l'unzione del diavolo e dopo aver visto Gesù fare tutte quelle buone opere, he was the very one that led the soldiers to put a rag around his head and hit him over the head with a club or a stick and say, tell us who hit you, we'll believe you. Egli era lo stesso che guidò i soldati a mettere uno straccio attorno al suo capo e colpirlo sul capo con un bastone, una bacchetta e dire, dicci chi ti ha colpito, ti crederemo. After following Jesus and seeing his miracles and hearing, dopo aver seguito Gesù e aver visto i suoi miracoli e aver ascoltato, the Jew come up and Jesus tell him who he was, where he had come from. Il giudeo si avvicinò e Gesù gli disse chi egli era, da dove veniva. After seeing all that, this same man doubted it. After seeing him at the well of Samaria with the woman, tell her her sins. Dopo aver visto tutto quello, questo stesso uomo lo dubitò, dopo averlo visto al pozzo di Samaria con la donna, dirle dei suoi peccati. And here the Pharisees say, he's a fortune teller. E sentite il fariseo dire, è un chiromante. And then after seeing the lovely Jesus, the woman touching his garment, and being healed, he still wouldn't believe. E poi, dopo aver visto l'amorevole Gesù, la donna toccare la sua veste e essere guarita, lui ancora non voleva credere. And permitted a spirit of unbelief to come to him, because he was instructed on the outside. See what I mean? E permise che uno spirito di incredulità venisse su di lui, perché era istruito dall'esterno. Vedete cosa intendo? Oh, what a horrible thing unbelief is! And yet people profess Christianity
sitting with that in them. Oh, che cosa terribile l'incredulità! E tuttavia la gente professa il cristianesimo, seduti con questo dentro di loro. Heady, high-minded, the Bible said in the last days. Temerari, gonfi, la Bibbia disse nell'ultimo giorno. Do I feel strange about it? No, sir. It makes me know this, that the end time is at hand. For the Bible said the Spirit speaks expressly. Mi sento strano in merito a ciò? No, signore! Mi fa sapere questo, che il tempo della fine è vicino, perché la Bibbia disse lo Spirito parla espressamente. You know what the word expressly means? That in the last days, that's this, peerless time shall come, for man shall be lovers of herself. Sapete cosa significa la parola espressamente? Che negli ultimi giorni è questo, verranno tempi difficili perché gli uomini saranno amatori di loro stessi. I'm Dr. Ph.D. Jones, and my seminary experience, I have all my degrees, I'm a LL/LD, our pastor is all this, that. That don't have one thing to do with God. Sono il dottor professor Jones, e la mia esperienza di seminario, io ho tutte le mie lauree, sono un LL/LD, il nostro pastore è tutto questo, quello. Quello non ha niente a che fare con Dio. I had a man come not long ago, said, Brother Branham, I can plaster your wall with degrees. Una volta è venuto un uomo non molto tempo fa, ha detto, Fratello Branham, posso ricoprire il tuo muro di lauree. And said, every time when I got my doctor's degree, I thought I'd find Christ. E ha detto, ogni volta quando ricevevo il mio dottorato, pensavo di aver trovato Cristo. When I got my literature degree, when I got my bachelor degree, I hunted for Christ in all of it, and I haven't found him yet. Quando ho ricevuto la mia laurea in lettere, quando ho ottenuto la laurea in arte, ho cercato Cristo in tutto ciò e non l'ho ancora trovato. He says, has the teacher's been wrong? I said, Christ is not known by these theological degrees. But he's known in the person of the Holy Ghost which come down on the day of Pentecost. Ha detto, gli insegnanti hanno torto? Ho detto, Cristo non si conosce tramite queste lauree teologiche, ma egli è conosciuto nella persona dello Spirito Santo che scese il giorno di Pentecoste. And the man fell across my coffee table in my dining room and there received the Holy Spirit. Amen. E l'uomo è caduto sul mio tavolino nel mio salotto e là ha ricevuto lo Spirito Santo. Amen. On the field tonight, preaching divine healing, which is one of the outstanding men of the day. Stasera sul campo che predica la guarigione divina, il che è uno degli uomini più straordinari del giorno. What did the church do? Excommunicating. Right quick. Cosa ha fatto la Chiesa? L'ha scomunicato proprio velocemente. Blessed are you when they put you out of the synagogues and things for my name's sake. Benedetti siete voi quando vi metteranno fuori dalle sinagoghe e altro per amore del mio nome. Well, the Bible said they'll be heady, high-minded, when in the last days, lovers of television, pleasures more than the lovers of God, truth-breakers, false accusers. Cosa disse la Bibbia? Saranno temerari, gonfi. Quando, negli ultimi giorni, amanti della televisione, dei piaceri, più che amanti di Dio, calunniatori, falsi accusatori. Now I tell you, don't you go down to that meeting because there's nothing to it. False accusers. The Bible said so. Ora ti dirò, non scendere a quella riunione perché non c'è niente in essa. Falsi accusatori. La Bibbia disse così. Having a form of godliness, but denying the power thereof. What power is that? Avendo una parvenza di pietà, ma rinnegando la forza d'essa. Che forza è quella? The disciples asked, just a moment. The disciples asked this question. When they seen that Judas had betrayed him, and everything was at hand, they said, Lord, will thou at this time restore the kingdom to Israel? I discepoli chiesero, solo un momento, i discepoli fecero questa domanda quando videro che Giuda lo aveva tradito e ogni cosa era vicina. Dissero, Signore,
Restaurerai il regno di Israele in questo tempo? Watch what he said. It's not for you to know that hour. But go up to the city of Jerusalem, and you shall be endued with power from on high before you can be a witness. Osservate cosa egli disse. Non sta a voi sapere quell'ora, ma salite alla città di Gerusalemme e sarete riempiti di potenza dall'alto prima di poter essere un testimone. A witness has to know something. A witness has to have an experience. And you cannot be a witness of Christ until the Holy Ghost has baptized you. Un testimone deve sapere qualcosa, un testimone deve avere un'esperienza, e non potete essere un testimone di Cristo finché lo Spirito Santo non vi ha battezzato. Jesus would not permit his disciples to preach the gospel until they received the Holy Ghost, yet they had been honored to walk with him 3.5 years. Gesù non permise ai suoi discepoli di predicare il Vangelo finché non avessero ricevuto lo Spirito Santo, tuttavia erano stati onorati di camminare con lui 3.5 anni. Though they were holy men, accepted in his sight, but he would not let them go preach until they waited up there and got all the differences out of them, and then the Holy Spirit came. Sebbene fossero uomini santi, accettati agli occhi suoi, ma egli non li lasciò predicare finché aspettarono lassù e fecero uscire da loro tutte le differenze. E poi venne lo Spirito Santo. What the world needs today is that same filling. When the dumping out comes, it needs a filling. Quello che serve al mondo è quello stesso riempimento. Quando viene lo svuotamento, serve un riempimento. What does that filling do when it comes in? Where you have doubt, it brings faith. Where you have indifference, it brings love. Where you have hatred, it brings fellowship. Cosa compie quel riempimento quando esso entra? Dove c'è dubbio, porta fede. Dove c'è indifferenza, porta amore. Dove c'era odio, porta comunione. And then when the church of the living God someday will be united under one great head, and that will be the head of God. E allora, quando la Chiesa del Dio vivente un giorno sarà unita sotto un unico grande capo, e quello sarà il capo di Dio. God in the unity of the body of Christ will be the governor and the king and the Lord over the entire church under his control, then she will be received up. Dio è in una unità del corpo di Cristo, sarà il governatore, il re, il signore sull'intera chiesa sotto il suo controllo, allora lei sarà ricevuta in alto. Today, all of the towers of Babel they may build, all of the rockets they may find, all of the socialism and communism that they may stir up, all the ecclesiastical systems will fail. Oggi, tutte le torri di Babele che potrebbero costruire, tutti i razzi che potrebbero trovare, tutto il socialismo e il comunismo che potrebbero aizzare, tutti i sistemi ecclesiastici cadranno. But in spite of all of it, God will have a church united under his king, under his kingship, by the baptism of the Holy Ghost. Ma nonostante tutto questo, Dio avrà una chiesa unita sotto il suo re, sotto la sua maestà, tramite il battesimo dello Spirito Santo. Jesus said, "These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, speak with new tongues. If they take up serpents that should drink any deadly thing, it will not harm them. They'll lay hands on the sick, they shall recover." Gesù disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue. Se raccoglieranno serpenti o dovessero bere alcuna cosa mortifera, non farà loro alcun male. Imporranno le mani sugli ammalati e riceveranno guarigione. Great signs and wonders, the works that I do, shall they do also. Even more than this shall they do, for I'm going to the Father. Grandi segni e prodigi,
Le opere che faccio io le faranno anche loro, anche più di queste ne faranno perché io vado al Padre. A little while the world will see me no more, yet ye shall see me, for I'll be with you. Ancora un po', e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete perché sarò con voi. What? Jump out, empty up, then I'll be in you to the end of the world, the consummation. Certainly, I'll be with you, even in you, to the end of the world. Che cosa? Sversare, vuotare fuori. Allora sarò in voi fino alla fine del mondo, il compimento. Certamente, sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. When that spirit is in there, it takes hold of God's eternal word, and it calls everything contrary to it as though it wasn't. No matter what it takes place, how the world says, what anything else says. Quando quello spirito è là dentro, esso afferra l'eterna parola di Dio ed esso chiama ogni cosa contraria ad essa come se non fosse, non importa cosa avviene, cosa dice nel mondo, cosa dice ogni altra cosa. If God has made the promise, the man that's endued with that spirit will hold on to that promise of God, because there's nothing else in his way. Se Dio ha fatto la promessa, l'uomo che è fornito di quello spirito si afferrerà a quella promessa di Dio, perché non c'è nient'altro sulla sua strada. The church is pure, the church is purged by the Holy Spirit, their conscience, the sears of doubt and unbelief is taken away. La Chiesa è pura, la Chiesa è purificata dallo Spirito Santo, la loro coscienza, le paure del dubbio e dell'incredulità sono tolte via. And when they hear God's word say a certain thing, they believe it. Oh, they hold on to it. They just don't move from it. E quando sentono la parola di Dio dire una certa cosa, la credono. Oh, si afferrano ad essa. Loro proprio non si muoveranno da essa. And the world today, my friend, is wanting to see people that's united with Christ to display the real, genuine spirit of Christ. Gallant heroes. E il mondo oggi, amico mio, sta aspettando di vedere persone che sono unite a Cristo per mostrare il vero, genuino spirito di Cristo. Valorosi eroi. In closing, you might say, the world is wanting to see heroes. They honor heroes. That's good. The old saying is that cowards die a million times while heroes never die. In conclusione, potrei dire, il mondo vuole vedere eroi. Onorano un eroe, va bene. Il vecchio detto è che i codardi muoiono un milione di volte, mentre un eroe non muore mai. There's a story that comes to my mind. I would like to quote it to you just for a few moments. It's a story of a hero that's too often forgotten. Mi viene in mente una storia, vorrei citarvela solo per alcuni momenti. È la storia di un eroe che troppo spesso viene dimenticata. Many of you men, my age and you women, you remember it well in our school books. Molti di voi uomini della mia età e voi donne la ricorderete bene dai nostri libri di scuola. It was many years ago in Switzerland. The little Swiss people had went up in the mountains and built themselves some houses. È stato molti anni fa in Svizzera. Il piccolo popolo svizzero era salito sui monti e si era costruito delle case. They had their own little economics and so forth, their little homes, and they loved them. They wasn't a warring people. They were peaceful people. Avevano la loro piccola economia e così via, le loro casette. E le amavano, non erano dei guerrafondai, erano persone pacifiche. And all at once, one time coming into Switzerland was a great powerful army. E all'improvviso una volta c'era un grande esercito potente che entrò in Svizzera. And they were well trained men just sitting like them seats there. Just like a brick wall, great shields, great spears, well trained war men. And they come marching into Switzerland to take what the Swiss had.
Ed erano uomini ben addestrati, proprio disposti come quelle sedie là, proprio come un muro di mattoni, grandi scudi, grandi lance, uomini di guerra ben addestrati, ed entrarono in Svizzera marciando per prendere quello che avevano gli svizzeri. And the Swiss to guard their homes, kissing their wives goodbye and their children and babies, they took old pieces of scythe blades, rocks and stones, great big old clubs, and went out in the valley to meet the oncoming army. E gli svizzeri, per proteggere le loro case, dando un bacio di addio alle loro mogli e ai loro figli e bambini, presero vecchi pezzi di lame, di falci da fieno, pietre e sassi, grandi vecchie mazze e scesero nella valle per affrontare l'esercito che avanzava. And when they got gathered out there, just a little bitty handful of men. And all around them was a great marching army. E quando si riunirono là, solo una piccolissima manciata di uomini e tutto attorno a loro c'era un grande esercito in marcia. What could they do? They stood hopeless, helpless, one looking at the other. They were licked. There's no way around it. They were finished. Cosa potevano fare? Si trovavano senza speranza, senza aiuto. Uno che guardava all'altro, erano sconfitti, non c'era modo di aggirarlo. Erano finiti. And after a while, there was a man by the name of Arnold von Winkelhard. Dopo un po' ci fu un uomo chiamato Arnold von Winkelried. He stepped out and he said, "Man of Switzerland, over across the mountain is a little white home where my wife and three little children wait." Uscì fuori e disse, "Uomini della Svizzera, dall'altra parte del monte c'è una casetta bianca dove mia moglie e tre piccoli bambini aspettano." Said, "When I kiss them goodbye this morning, I'll never see them again on this earth." Disse, "Quando ho dato loro il bacio da Dio stamattina, non li avrei più visti su questa terra." They said, "Arnold von Winkelhard, what are you going to do?" He said, "This day I shall die for Switzerland." Dissero, "Arnold von Winkelried, cosa farai?" Lui disse, "In questo giorno io morirò per la Svizzera." Well, they said, "Arnold von Winkelhard, that will do no good. Why do you say you will die for Switzerland?" Ebbene, dissero, "Arnold von Winkelried, quello non servirà a nulla. Perché dici che morirai per la Svizzera?" He said, "You take what you've got, plowshares, little old sickles, sticks and clubs, rocks, said you follow me, and you fight the best you can with what you've got." Egli disse, "Prendete quello che avete, vomeri, vecchie falci, bastoni e mazze, pietre," disse, "seguitemi e combattete meglio che potete con quello che avete." So what will you do? Dissero, "Cosa farai?" And he threw down his sickle, his thing that he was going to fight with. He raised up his hands and he screamed to that big army. E lui gettò la sua falce, la cosa con cui avrebbe combattuto, alzò le mani e gridò a quel grande esercito. He looked around. He saw where the thickest of spears was, just everyone in uniform number, marching him right against the mountain. On, on, oh, that's the way the devil does it. Marching him right into the corner. Si guardò attorno, vide dove erano più fitte le lance, proprio ognuno con il numero di uniforme, marciando proprio verso il monte, avanti, avanti. Oh, quello è il modo in cui lo fa il diavolo, mettendoli proprio all'angolo, marciando. He raised his hands and he screamed, "Make way for liberty!" And the oncoming army wondered what, and he started running, and he screamed again, "Make way for liberty!" Egli alzò la mano e gridò, "Fate strada alla libertà!" E l'esercito che sopraggiungeva si chiese cosa stesse avvenendo, ed egli iniziò a correre e gridò di nuovo, "Fate strada alla libertà!"
And when he got right into this great big bunch of spears where many pointed to catch him, he grabbed his arms out like this and got a whole armful of those spears and drew them into his bosom. E quando arrivò proprio in questo grandissimo mucchio di lance, dove molte erano puntate per prenderlo, aprì completamente le braccia così e afferrò un'intera bracciata di quelle lance e le attirò nel suo petto. Such a display of real heroism. It upset that big army and it routed them. Una tale dimostrazione di vero eroismo sconvolse quel grande esercito e li mise in rotta. Here come the Swiss with clubs and sticks and beat that army out of their nation, and they've never had a war from that time to this, because one man played the part of a hero and did what was right. Ecco arrivare gli svizzeri con clave e bastoni e scacciarono quell'esercito fin fuori dalla loro nazione. E non hanno avuto una guerra da quel tempo ad ora, perché un uomo fece la parte dell'eroe e fece quello che era giusto. That's never been exceeded and very seldom compared with as heroism. Come eroismo, quello non è mai stato superato e molto raramente eguagliato. But oh, that's such a little thing. To one day, many years ago, when Adam's children, the race of this world, was backed up in the corner with sicknesses and diseases and sin. Ma oh, è una cosa così insignificante rispetto ad un giorno, molti anni fa, quando i figli di Adamo, la razza di questo mondo, era messa all'angolo con malattie, malanni e peccato. They'd been sent prophets and killed them, and they'd all kinds of laws and refused them. And Adam's race was backed into the corner. Gli erano stati inviati profeti e li avevano uccisi e loro ogni tipo di legge e le rifiutarono. E la razza di Adamo era messa all'angolo. There was one who stepped out of heaven and said, I'm going down to the earth this day to give my life. Ci fu uno che uscì dal cielo e disse, oggi scenderò sulla terra per dare la mia vita. He found where the sickest of the darts was, the fears of Adam's race was death. Egli trovò dove erano le frecce più fitte e le paure della razza di Adamo erano la morte. He grabbed death as he went to Calvary and pulled it into his bosom. Egli afferrò la morte mentre andò al Calvario e la tirò dentro il suo petto. And he told his disciples, empty up now, go yonder, wait up yonder until I send you back something to fight with. Ed egli disse ai suoi discepoli, ora svuotatevi, andate oltre, aspettate lassù finché manderò indietro qualcosa con cui combattere. Blessed be, excuse me, blessed be the name of the Lord. He sent the Holy Spirit and said, follow me, cut sin and sickness to the wall. Benedetto sia il nome del Signore. Egli mandò lo Spirito Santo e disse, seguitemi, tagliate il peccato e le malattie fino all'ultimo. Men and women, the greatest thing that's ever been given to the Church of God is not to hold some ecclesiastical paper in your hands, but to be filled with God's Holy Spirit and put the kingdom of the devil until our chief captain comes to take over. Uomini e donne, la cosa più grande che sia mai stata data alla Chiesa di Dio è di non tenere in mano qualche documento ecclesiastico, ma essere riempita con il Santo Spirito di Dio e tagliare il regno del diavolo finché il nostro Capitano Supremo verrà per conquistare. God bless you. Don't think I'm beside myself. That's true. I know what I talk of. Dio vi benedica, non pensate che sia fuori di me, questo è reale, so di cosa sto parlando. Men of honor, women, you who believe in God, you who claim to have the Spirit of God in your heart. Uomini d'onore, donne, voi che credete in Dio, voi che affermate di avere lo Spirito di Dio nel vostro cuore. If you're sick or needy, you've got the weapon there to fight that sickness with. It's in you. God gave it to you.
Se siete malati o bisognosi, avete là un'arma con cui combattere la malattia. È in voi. Dio ve l'ha data. Why would we stand back like a coward? Why would we stand on the sideline? Let's follow the captain. Let's follow him that went to Calvary. Perché restiamo indietro come un codardo? Perché staremo a bordo campo? Seguiamo il capitano, seguiamo lui che è andato al Calvario. When he went to Calvary, he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. Quando andò al Calvario, egli fu ferito per la nostra trasgressione. Per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Take that what he gives you and fight sickness and sin. Fight unbelief away. Tell the devil he's a liar. Prendete quello che egli vi dà e combattete la malattia e il peccato. Allontanate l'incredulità combattendo. Dite al diavolo che è un bugiardo. Christ said he has overcome the world. Greater is he that's in you than he that's in the world. Cristo ha detto che egli ha vinto il mondo. Più grande è colui che è in voi di colui che è nel mondo. Greater is the power of Christ in you and that sickness that you have in your body tonight. Più grande è la potenza di Cristo in voi di quella malattia che stasera avete nel vostro corpo. Greater is the power of Christ than that little besetting sin that you can't overcome. Più grande è la potenza di Cristo di quel piccolo peccato che ostacola, che non riuscite a vincere. Let's take that Holy Spirit and fight the devil down and walk out victorious as the heroes of the cross. Let us pray. Prendete quello Spirito Santo e abbattete quel diavolo combattendo e uscite vittoriosi come eroi della croce. Preghiamo. Jehovah. Jehovah Rapha. Jehovah Jireh. We come in Jesus' name. We come because he said, ask the Father anything in my name, I'll do it. Jehovah. Geova Rafa, Geova Hire, veniamo nel nome di Gesù. Veniamo perché gli disse: chiedete qualsiasi cosa al Padre nel mio nome, io la farò. Here's a little bunch of people here tonight who are staggering along, trying to keep under the banner, and the devil's hissing at them. Qui c'è un piccolo gruppo di persone qui stasera che avanzano barcollando, cercando di stare sotto la bandiera, e il diavolo li sta insidiando. They look out at that great walled army that's all around them and tell them the days of miracles is past and there's no such thing. Guardano là fuori a quel grande muro di esercito che è tutto intorno a loro e dice loro i giorni dei miracoli sono passati e non c'è tale cosa. Oh Lord God, may they grab that hold of that eternal life that filled their heart, the Holy Spirit, and if he hasn't filled him, may he do it right now. Oh Signore Dio, possano afferrare quella presa di quella vita eterna che ha riempito il loro cuore, lo Spirito Santo, e se egli non li ha riempiti, possa egli farlo proprio ora. May all the doubts vanish, and may this little body of people tonight be filled with God's filling power to take the place of unbelief and doubt. Possano svanire tutti i dubbi e possa questo piccolo corpo di persone stasera essere riempito con la potenza di Dio che riempie per prendere il posto dell'incredulità e del dubbio. And give them faith and love and happiness and joy and the Holy Spirit to lay hold of that promise that God gave like Abraham of old and call the things that are not as though they were because God said so. Grant it, Lord. E dai loro fede e amore, felicità e gioia e lo Spirito Santo per far presa su quella promessa che Dio ha dato come Abramo in passato e chiamare le cose che non sono come se fossero perché Dio ha detto così. Concedilo, Signore. While we have our heads bowed, everywhere in this building, I wonder if there'd be a person here without the Holy Spirit tonight would say, oh Lord, be merciful to me. Mentre abbiamo i capi chini, ovunque in questo edificio, mi chiedo se ci sarebbe una persona qui senza lo Spirito Santo stasera che direbbe, oh Signore, sii misericordioso verso di me. I'm ashamed that I'm hanging around these towers of man-made ecclesiastical systems, of all this doubt and things that they produce with it.
Mi vergogno di stare attorno a queste torri di sistemi ecclesiastici fatti dall'uomo, di tutti questi dubbi e altro che producono con ciò. Lord, take me out of this dominion tonight and place me into your dominion by the baptism of the Holy Spirit. I want it now, Lord. Signore, portami fuori da questo dominio stasera e posizionami nel tuo dominio tramite il battesimo dello Spirito Santo. Lo voglio ora, Signore. Give me faith to believe for my healing. Give me faith to believe my sins are gone and all these things. Dammi fede per credere per la mia guarigione. Dammi fede di credere che i miei peccati sono finiti e tutte queste cose. Give me faith so that the Holy Spirit will come into me and just overflood my soul with joy. Would you raise your hands to him and say, I want to receive it? Dammi fede in modo che lo Spirito Santo entri in me proprio inondi la mia anima con gioia. Alzereste le mani a lui e direte, voglio riceverlo. God bless you, lady. God bless you, you. All over the building, God bless you back there, lady. Dio ti benedica, signora. Dio benedica te, in tutto l'edificio. Dio ti benedica là in fondo, signora. I'm waiting. God's watching, and you over here, all this row in here. Yes, God bless you. Sto aspettando. Dio sta osservando. E voi qui, in tutta questa fila qui. Sì, Dio vi benedica. I want the Holy Spirit. I'm tired going around a halfway life. Tempers and fusses and stews and doubts and fears is all in my heart, Brother Branham. But I want it all out. Io voglio lo Spirito Santo. Sono stanco di girare attorno. Una vita a metà. Collere e litigi e discussioni e dubbi e paure sono tutti nel mio cuore, fratello Branham. Ma voglio che sia tutto fuori. I want to be a place where I can be a shining light. I want me to be, my life to be like Stephen's. How he was fearless. Voglio essere un luogo dove posso essere una luce splendente. Voglio essere la mia vita, essere come Stefano, come lui non aveva paura. He said his face shine like an angel. He wouldn't have to have a glaring light. An angel would be stern and know what he was talking about. Dissero che il suo volto splendeva come un angelo. Non avrebbe dovuto essere una luce abbagliante. Un angelo sarebbe stato serio. Sapeva di cosa stava parlando. He stood before that Sanhedrin court and said, you stiff-necked, uncircumcised the heart and ears, you resist the Holy Ghost like your fathers did, so do you. Rimase davanti alla corte del Sinedrio e disse, voi dal collo duro e incirconcisi di cuore e orecchi, resistete allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate voi. It was an angel, he had a message. The word angel means messenger. Era un angelo, aveva un messaggio, la parola angelo significa messaggero. Make me a messenger, Lord, of the divine power of Christ by the Holy Ghost in my heart. Would you raise your hand, someone else who hasn't? Dammi, rendimi un messaggero, Signore, della potenza divina di Cristo tramite lo Spirito Santo nel mio cuore. Alzereste la mano, qualcun altro che non l'ha fatto? The blessings on you, sir. Blessings on you, young lady. God bless you, young man. The Lord sees you. Good. All right. Le benedizioni su di te, signore. Benedizioni su di te, signorina. Dio ti benedica, giovane uomo. Il Signore vi vede. Bene, molto bene. Now with your heads bowed, let's pray for God to fill you with the Holy Ghost right where you are. Ora coi capi chini, preghiamo che Dio vi riempia con lo Spirito Santo proprio dove siete. Brother Bram, you want to come down and lay your hands on me for the Holy Ghost? I don't have to. Fratello Branham, vuoi scendere e impormi le mani per lo Spirito Santo? Non devo farlo. While Peter spake these words at the house of Cornelius, the Holy Ghost fell on them that heard the word. Faith cometh by hearing, not laying on of hands, but by hearing. Hearing what? The word of God. Mentre Pietro diceva queste parole alla casa di Cornelio, lo Spirito Santo cadde su coloro che ascoltavano la parola. La fede viene dall'udire. Non imporre le mani, ma udire. Udire cosa? La parola di Dio. I've tried in my humble way to show you the towers that's being built, the Babylon towers, that's got to fall. And I'm pointing you to a tower, and there's only one road up it, that's through the Holy Spirit.
Ho cercato nel mio umile modo di mostrarvi le torri che sono state costruite, le torri di Babilonia che devono cadere, e vi sto indicando una torre, e c'è solo una strada verso di essa, e tramite lo Spirito Santo. You can't sit neutral. The Bible said in this day that every man that wasn't sealed with the Holy Ghost would have the mark of the beast. Non potete star seduti neutrali. La Bibbia disse in questo giorno che ogni uomo che non era suggellato con lo Spirito Santo avrebbe avuto il marchio della bestia. What is the mark of the beast? Unbelief. Cos'è il marchio della bestia? Incredulità. Don't you know what your, if your pastors have taught you in the Old Testament when the trumpet sounded, if the man wanted to go free, he could go free. Non sapete che sono se i vostri pastori vi hanno insegnato? Nel Vecchio Testamento, quando suonava la tromba, se l'uomo voleva andare libero, poteva andare libero. If he didn't, he walked to the post and had all bowed to his ear because he refused to go free. Se non voleva, si avvicinava ad un pilastro e un punteruolo gli forava l'orecchio perché si rifiutava di andare libero. And if you refuse to go free, then you'll serve that taskmaster the rest of your days and you're lost. E se voi rifiutate di andare liberi, allora servirete quel sorvegliante il resto dei vostri giorni e sarete perduti. What's the seal of God, Brother Branham? The Holy Ghost. Cos'è il suggello di Dio, fratello Branham? Lo Spirito Santo. You say, is that scriptural? Absolutely. Voi dite, è scritturale? Assolutamente. Many of them. Let me give you one so you won't forget it. Ephesians 4:30. Said, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed till the day of your redemption. Molte di loro, lasciate che ve ne dia una così non lo dimenticherete. Efesini 4:30 disse, non contristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. There's the seal of God. That's what I'm trying to tell you. Ecco il suggello di Dio, ecco quello che sto cercando di dirvi. You've looked for the seal of God to come in the last days, not on your forehead. Saying it was on your forehead is your knowledge to understand. Avete cercato il suggello di Dio che giunga nell'ultimo giorno. Non è sulla vostra fronte. Dicendo che sulla vostra fronte è la vostra conoscenza per comprendere. But the Bible said the seal of God is the baptism of the Holy Ghost. Ma la Bibbia disse che il suggello di Dio è il battesimo dello Spirito Santo. Everybody has it, their hearts are free, they're sealed by the knowledge of God in their forehead, that they do know that Jesus is dead and raised again, because they can see him. E tutti quelli che lo hanno, i loro cuori sono liberi, sono suggellati dalla conoscenza di Dio sulla loro fronte, perché sanno che Gesù è morto e risorto, perché possono vederlo. A little while and the unbeliever will see me no more, yet you'll see me, the one's got the seal. For I'll be with you, even in you, to the end of the world. The works that I do shall you also, even greater than this, for I go to my Father. Ancora un po' e l'incredulo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, quelli che hanno il suggello, perché sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi, anche più grandi di queste, perché io vado al Padre mio. The unbelieving world walks along in gross darkness around some tower of Babel. Il mondo incredulo continua a camminare in fitte tenebre attorno a qualche torre di Babele. A touch and there's something other around, some superstition, some cult. Un tocco e sono in un modo o nell'altro vicini a qualche superstizione, qualche culto. While the real believer in the signs and wonders and it's hid from the eyes of the unbeliever, open your hearts now and let him come in. Mentre il vero credente è i segni e i miracoli ed è nascosto dagli occhi dell'incredulo. Aprite ora i vostri cuori a Lui e fatelo entrare. Chiederò ai ministri negli edifici di pregare specialmente in questo tempo. This is a great moment. This moment will seal the destination, no doubt, of many. One soul worth 10,000 worlds. How great is this moment? Questo è un momento importante. Questo momento suggellerà la destinazione, senza dubbio, di molti. Un'anima vale 10.000 mondi. Quanto è importante questo momento. Lord God, creator of heavens and earth, Jehovah, reach down just now by the mercies of the Lord Jesus, the blessed one, and pour the holy oil of your spirit into every heart here. Those who are hungry, Signore Dio, creatore dei cieli e della terra,
Geova, allunga la mano proprio ora per le misericordie del Signore Gesù, il Benedetto, e versa l'olio santo del tuo Spirito in ogni cuore qui, coloro che hanno fame. It is written in the Bible, while Peter spake these words, the Holy Ghost fell on them. È scritto nella Bibbia, mentre Pietro diceva queste parole, lo Spirito Santo cadde su di loro. No wonder. They were all thirsty. You said, blessed are ye when you hunger and thirst for righteousness, for you shall be filled. Non sorprende, erano tutti assetati. Hai detto, benedetti siete, quando siete affamati, assetati di giustizia, perché sarete riempiti. How can we speak to people about Christ when they're not thirsty for him? Come possiamo parlare di Cristo alle persone quando non hanno sete di Lui? When they're sitting in their man-made thoughts and satisfied, knowing not that they're miserable, wretched, blind and poor and know it not. Quando siedono nei loro pensieri fatti dall'uomo e soddisfatti non sapendo di essere miserabili, disgraziati, ciechi e poveri e non lo sanno. God be merciful tonight to those who are raising their hands, those who are willing for the Holy Spirit to come in. Dio sii misericordioso stasera per coloro che stanno alzando la mano, coloro che sono disposti a far entrare lo Spirito Santo. May he come down the streams of his blessings now, pouring into every heart and filling them to an overrunning joy, that they might know that he lives. Possa egli venire, far scendere i flussi delle sue benedizioni, ora versarli in ogni cuore e riempirli di gioia che trabocca, affinché possano sapere che egli vive. Give them understanding of how to accept him. Give them understanding that you're there more anxious to get in their heart than they are to have you. Dai loro comprensione di come accettarti, dai loro comprensione che tu sei là più ansioso di entrare nel loro cuore di quanto loro di avere te. May every little funny feeling, every demon that's sitting around hissing, now you won't receive it, you won't receive it. May they call that devil a liar! Possa ogni piccolo sentimento strano, ogni demone che è seduto attorno, sibilando, ora non lo riceverai, non lo riceverai, possano chiamare quel diavolo un bugiardo! God made the promise! And God will keep his promise. But how can we when we sit all pulled in like a terrapin in its shell? Dio ha fatto la promessa e Dio manterrà la sua promessa. Ma come possiamo noi, quando stiamo seduti tutti ritratti dentro, come una tartaruga nel suo guscio? I pray God that you'll loosen up this crowd of people and send down the Holy Spirit from on high with a great powerful rush upon them. May their hearts be open now. Io prego Dio che tu sciolga questa folla di persone e invii lo Spirito Santo dall'alto con un grande potente flusso su di loro, possano ora i loro cuori essere aperti. And if they can only receive the Holy Spirit, Lord, he will announce to them that all blessings of God belongs to them. E se solo possono ricevere lo Spirito Santo, Signore, egli annuncerà a loro che tutte le benedizioni di Dio appartengono a loro. Grant it, Father, in the name of the Lord Jesus. Amen. Concedilo, Padre, nel nome del Signore Gesù. Amen. Don't you love him? You believe that this is the truth? I'm not much of an ecclesiastical preacher, if I could only express what I see in my heart. Non lo amate? Credete che questa è la verità? Non sono molto un predicatore ecclesiastico, ma se solo potessi esprimere quello che vedo nel mio cuore. I see the end time. I know the message is true. If I was dying this hour, the message is true. Okay? Vedo il tempo della fine. So che il messaggio è vero. Se morissi in quest'ora, il messaggio è vero. Vedete? Now I believe that the eyes of the people many times are blinded, but God is just in every age. E credo che gli occhi delle persone molte volte sono accecati, ma Dio è giusto in ogni epoca. He sent Noah. How many were saved? How many were saved in the days of Lot?
Jesus said, so will it be in the coming of the Son of Man. Egli inviò Noè. Quanti furono salvati ai giorni di Lot? Gesù disse, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Certainly, just a few, but the message went on just the same. Certamente, vedete, solo pochi, ma il messaggio proseguì proprio lo stesso. Now listen, how many believe that God is here? Let's see your hand. Ora ascoltate, quanti credono che Dio è qui? Vediamo la vostra mano. How many believe that he's Jehovah Rapha, the Lord's provided sacrifice? Quanti credono che egli è Jehovah Rapha, il sacrificio provveduto dal Signore? How many believe he's Jehovah Jireh, the Lord that healeth thee? Quanti credono che egli è Jehovah Jireh, il Signore che ti guarisce? Listen, friends, too many times my ministry in America hasn't been very forceful because it looks like the people are so confused. Ascolta, amico, troppe volte il mio ministero in America non è stato molto efficace perché sembra che molte persone siano così confuse. One teaches one thing and one another. Instead of sitting down and taking the Bible and reading it for yourself, and being convinced by the Holy Spirit. Uno insegna una cosa e uno un'altra, invece di sedersi e prendere la Bibbia e leggerla da soli. Vedete, ad essere convinti dallo Spirito Santo. Now look, you don't need, you've been taught people lay hands on you. That's all right. My ministry is to witness the evidence of Jesus Christ raised from the dead. Ora guardate, non vi serve, vi è stato insegnato, la gente impone le mani su di voi, quello va bene. Il mio ministero è di testimoniare l'evidenza che Gesù Cristo è risorto dai morti. Now some of you thought it was mental telepathy. You wrote your letters in today and said so. Last night I took the people that had the prayer cards and turned them away and just got the ones without prayer cards. Ora alcuni di voi pensavano che ciò fosse telepatia mentale. Avete scritto le lettere oggi e avete detto così. Ieri sera ho preso le persone che avevano i biglietti di preghiera e li ho rifiutati e ho preso solo quelli senza biglietti di preghiera. Friend, let me say to you as a servant of Christ. Here's such Jeannie Leo, my bosom friend. Here's Dr. Vail, my son Billy. There's Brother Soffin, the Canadian manager. Brother Norman, the one that's got this meeting up. Many men. Amico, lascia che ti dica come servitore di Cristo. Qui ci sono seduti Gene e Leo, miei intimi amici. Ecco il dottor Whale, mio figlio, Billy. Ci sono il fratello Sotman, il manager canadese. Il fratello Norman, quello che ha organizzato questa riunione. Molti uomini. Call my city. Call the mayor of the city. Mr. Hudenpal. Call the judge. Call the police force. Chiamate la mia città, chiamate il sindaco della città, il signor Hodenpell, chiamate il giudice, chiamate la forza di polizia. Call Dr. Sam Adair, the greatest doctor in the South, the big clinic. Ask them what visions take place. Ask them if it's true. Chiamate il dottor Sam Adair, il più famoso dottore nel Sud, la grande clinica. Chiedete loro che tipo e quali visioni avvengono. Chiedete loro se è vero. Call Dr. Sam Adair tonight and ask him what he does when he gets in a hard place. He comes up to my house, gets down on his knees, and there he lays before God, he and I, till God shows a vision and asks him if every one time it failed. Call him at my expense. Chiamate il dottor Sam Adair stasera. Chiedetegli cosa fa quando arriva ad un punto difficile. Viene a casa mia, si inginocchia e sta là davanti a Dio, lui e Dio, finché Dio mostra una visione e chiedetegli se è mai fallito. Chiamatelo a mie spese. Dr. Sam Adair runs a big clinic there. Ask him how he ever got the clinic there when he's up in my house crying and said the city needs a clinic and I told him right where to be built and he'd build it. Il dottor Sam Adair gestisce una grande clinica là. Chiedetegli come abbia fatto là ad avere la clinica. Quando era su a casa mia piangendo e disse la città ha bisogno di una clinica e gli dissi proprio dove sarebbe stata costruita e lui l'avrebbe costruita. You can't buy that place. Said 25 years from now, it's in courts in Boston. Disse, non si può comprare quel luogo, disse, 25 anni fa, è nei tribunali a Boston. I said, thus saith the Lord, it'll be yours before 24 hours. And I said, you'll have a clinic there, it'll be made out of red brick, you'll have a sign at the door and so forth and like that. Dissi, così dice il Signore, sarà tua entro 24 ore,
Dissi, avrai là una clinica, sarà fatta di mattoni rossi, avrai un cartello alla porta e così via e così. He said, Billy, I wouldn't doubt you for nothing, son. I said, the Lord has given to you, doctor. Lui disse, Billy, non ti metterei in dubbio per niente, figliolo. Dissi, il Signore te l'ha data, dottore. Call him tonight and ask him what's taking place. The next morning he called me and said, I'm freezing to death. They just called me and something happened last night. I've bought the place already. Chiamatelo stasera e chiedetegli cosa avvenne. Il mattino seguente mi chiamò, disse sto morendo congelato. Mi hanno appena chiamato e ieri sera è avvenuto qualcosa e abbiamo già comprato il posto. Ask about cases that he sends up there with cancer. Eat up. No hope at all. We'll pray over it. Chiedete dei casi che manda lassù con cancro, divorati, proprio nessuna speranza. Pregheremo per lui. Run me out the hospital. We'll go into the room and shut the door. The Lord will show a vision, either saying just when they're going or just what will happen. Ask him if it ever failed. Mi trasportano all'ospedale, entriamo nella stanza e chiudiamo la porta. Il Signore mostra una visione dicendo proprio quando avverrà o proprio cosa avverrà. Chiedetegli se è mai fallito. This is just minor here. This is the least I've ever seen done in any of my meetings. That's right. Questo qui è solo la cosa minore. Questa è la minima cosa che abbia visto fare in qualsiasi delle mie riunioni. È così. I've tried everything to get the thing broke. I come up and you thought prayer cards. I turn the prayer cards around. I'm trying everything. I'm here as your servant and your brother. Ho provato di tutto per spezzare la cosa. Sono venuto e avete pensato ai biglietti di preghiera. Ho girato i biglietti di preghiera. Sto provando di tutto. Sono qui come vostro servitore, vostro fratello. These things here, here's Banks Wood sitting here somewhere, a book salesman. Queste cose qui, qui c'è Banks Wood, seduto qui da qualche parte, il venditore dei miei libri. Leo Jean, here's two boys here, one a Catholic and the other I don't think belong to anything. Leo, Jean, qui ci sono due ragazzi, un cattolico e l'altro non penso appartenesse ad alcunché. When they come to Hammond, Indiana, and seen the Holy Spirit in them thousands of people calling out a few years ago, one of them grew a great big beard. They formed themselves a FBI of their own. They come down and see if them things is right. Quando sono venuti a Hammond, Indiana, e hanno visto lo Spirito Santo tra quelle migliaia di persone chiamate fuori alcuni anni fa, uno di loro si faceva crescere una barba lunghissima. Formarono una loro FBI per scendere e vedere se quelle cose erano giuste. Come up to my house and posing as evangelists and so forth. And the Holy Spirit went right down and called it out. Here they are sitting here now. See? Salirono a casa mia spacciandosi per evangelisti e così via. E lo Spirito Santo venne dritto giù e lo dichiarò. Eccoli seduti ora qui. Vedete? Why can't you stand it? What's the matter? Perché voi non potete sopportarlo? Qual è il problema? Mr. Woods, he's here somewhere, tell me, sitting right here, way down in Louisiana. I saw him getting hurt, called him on the phone and told him to watch. The next day he cut his thumb off. Il signor Wood è qui da qualche parte, mi stava dicendo, seduto proprio qui. Laggiù in Louisiana l'ho visto ferito, l'ho chiamato al telefono e gli ho detto di stare attento. Il giorno seguente si è tagliato il pollice. He cut his arm off, the Holy Spirit. Si sarebbe tagliato il braccio, lo Spirito Santo. A few nights ago when he was in Chicago, I seen him in a vista of smoke and told him to be careful. He'd have got lead poison right there and went into that bunch of smoke and like to died right there. Alcune sere fa, quando ero a Chicago, l'ho visto in mezzo al fumo e gli ho detto di stare attento. Proprio là si sarebbe avvelenato con il piombo ed è entrato in quel mucchio di fumo e proprio là è quasi morto. That's how things are foretold weeks after weeks and months after months before they ever happen. Chiedete come sono predette le cose settimane dopo settimane, mesi dopo mesi, prima che mai avvengano. Later on the week I'll show you what this is. This is your own faith and that's the reason things can't take place. It's you pulling from the Holy Spirit. Più tardi nella settimana vi mostrerò di che si tratta. Questa è la vostra stessa fede e quello è il motivo per cui le cose non possono avvenire. Siete voi che tirate dallo Spirito Santo. Jesus never seen a vision for the woman. It was her faith that touched him. That's the reason he got weak. It's your faith that does it, not mine. It's you that's doing it. Il Gesù non vide mai una visione per la donna. Fu la fede di lei che lo toccò. Ecco perché egli diventò debole. È la vostra fede che lo compie, non la mia. Siete voi che lo fate. And if you can get them spooky feelings away from you and really believe God, this thing will break out into one great big hallelujah revival. And the lame, blind, halt, and everything will take place.
Esse allontanate da voi quelle strane sensazioni e credete davvero a Dio, questa cosa scaturirà in un grandissimo risveglio dell'alleluia e gli storpi, ciechi, infermi e tutto avverrà. But as long as you sit cooped up, how can he do it? Ma finché restate seduti rinchiusi, come può egli farlo? I believe in being conservative, but not only that, that conservative thing gives you a spirit of superstition. Don't tell me, I'm standing here now, I know what I'm speaking of. Credo nell'essere conservatore, ma non solo quello. Quella cosa conservatrice vi dà uno spirito di superstizione. Non ditelo a me, mi trovo qui proprio ora, so di cosa sto parlando. The Holy Spirit's right in this building right now, will heal every one of you right where you're sitting if you'll believe it. Lo Spirito Santo è proprio in questo edificio proprio ora. Guarirà ognuno di voi proprio dove vi trovate se lo crederete. He's already done it. How many believes that? Do you believe it? All right. I'll see how much you believe. Egli l'ha già fatto. Quanti lo credono? Lo credete? Bene, vedrò quanto credete. Bow your heads just a moment. Lay your hand on somebody near you. Now just get away from every superstition. You're under the dominion of Christ. Wherever two or three are gathered in my name, I'll be in their midst. Chinate i capi solo un momento. Imponete la mano su qualcuno vicino a voi. Ora allontanatevi proprio da ogni superstizione. Siete sotto il dominio di Cristo. Ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. You might call me a hypocrite, but you'll find out in a minute. I see people right now being healed. That's right, right now. Potreste chiamarmi ipocrita, ma lo scoprirete tra un minuto. Proprio ora vedo persone che vengono guarite. È così, proprio ora. You might not recognize it right now, but if pastors in this building don't see people coming to them after I'm gone, tell them that stomach troubles and things like that left them, I'm a false witness. That's right. Proprio ora potreste non riconoscerlo, ma se i pastori in questo edificio non vedono persone che vanno a loro dopo che me ne sono andato a dir loro che i disturbi allo stomaco e cose del genere se ne sono andate, sono un falso testimone. È così. That's right, I see it. I'm watching it now in another world. È così, lo vedo. Ora lo sto osservando in un altro mondo. You believe. You believe, sure, if a poor, ignorant Hottentot in Africa that doesn't even know which is right or left hand can accept it, what about you who can read the Bible and been taught in Christianity? Credete, credete, certamente se un povero ottentotto ignorante in Africa che non sa nemmeno qual è la mano destra o la sinistra può accettarlo, che ne è di voi che potete leggere la Bibbia e a cui è stato insegnato il cristianesimo? If that poor fellow has to believe just one time looking at it, because I've got to go somewhere else the next day, and thousands raised out of wheelchairs and crippled and blind, and what about you? Se quel povero individuo deve credere osservandolo solo una volta, perché il giorno dopo devo andare da qualche altra parte e migliaia si alzano dalle sedie a rotelle, storpi e ciechi, e che ne è di voi? Oh, God, how merciful you are. How long suffering. Not willing that any should perish. Oh Dio, quanto sei misericordioso, quanto paziente non volendo che nessuno sia perduto. Now sit closed in with God. Confess your sins. Confess your unbelief. Tell God you're ashamed of yourself of your unbelief. I challenge you to do that and you'll see the glory of God. Ora sedete, avvicinatevi a Dio. Confessate il vostro peccato, confessate la vostra incredulità. Dite a Dio che vi vergognate di voi stessi, della vostra incredulità. Vi sfido a farlo e vedrete la gloria di Dio. I feel anointed right now to do something different than I've ever have done. I've never did this in my life, but I feel led to do it right now. Mi sento unto proprio ora a fare qualcosa di diverso da quello che ho sempre fatto. Non ho mai fatto questo in vita mia, ma mi sento guidato a farlo proprio ora. Confess your sin right now. You say, well, I'm a Christian. Confess your unbelief. Tell Christ that you'll never disbelieve him again. Confessate il vostro peccato proprio ora. Dite, ebbene, sono un cristiano. Confessate la vostra incredulità. Dite a Cristo che non lo dubiterete più. Right now you're accepting him. Right now it's going to be over. You'll never go to complain about it anymore. Proprio ora lo accettate, proprio ora sarà finito, non vi lamenterete più in merito adesso.
No matter what it looks like, what it feels like, you're going to believe it. Because God said so. God said so. Non importa cosa sembra, cosa si sente, lo crederete perché Dio ha detto così. Dio ha detto così. You come out of Babylon's tower. You come out in the valley. Where the lily of the valley is at. Siete usciti dalla torre di Babilonia. Siete venuti nella valle dove si trova il giglio della valle. You've come to the mountainside, where the grace of God is flowing freely from the fountain of life. Siete venuti sul fianco del monte dove la grazia di Dio scorre liberamente dalla fonte di vita. Confess your faults. Say, God, if you've done anything to somebody, say, I'll go back and make it right. Do that now. Confessate i vostri errori. Dite, Dio, se avete fatto qualcosa a qualcuno, dite, tornerò e lo metterò a posto. Ora fatelo. I want each one of you now, as I say this prayer, I want you to pray it. You say it out loud with me. I'm just going to say it, but you pray it from your heart. With your head bowed, eyes closed, everybody. Voglio che ognuno di voi ora, mentre dico questa preghiera, voglio che la preghiate. Ditela ad alta voce insieme a me. La dirò soltanto, ma voi pregate con il vostro cuore, con i capi chini, occhi chiusi, tutti. Don't raise your head till I say so. I'm just looking to see what I can see. Non alzate il capo finché non lo dico io. Sto proprio osservando di vedere ciò che posso vedere. Say this behind me. Almighty God, creator of heavens and earth, author of everlasting life, giver of every good gift, be merciful to me, O God. Dite questo seguendomi. Onnipotente Dio, creatore di cieli e terra, autore della vita eterna, donatore di ogni buon dono, sii misericordioso verso di me, O Dio. Forgive my unbelief. I believe the gospel. I believe that you're here. I believe that you're now performing your word in my body. Perdona la mia incredulità. Credo al Vangelo. Credo che tu sei qui. Credo che ora stai compiendo la tua parola nel mio corpo. Open the channels. I empty out my unbelief. I receive your spirit. Apri i canali. Verso fuori la mia incredulità. Ricevo il tuo spirito. I believe that you're in me now. I believe my sickness will vanish. Credo che ora sei in me. Credo che la mia malattia se ne andrà. How can death and life exist in my body when you're in there? Come possono la morte e la vita esistere nel mio corpo quando tu sei là dentro? I believe you and I accept you now as my healer. Ti credo e ora ti accetto come mio guaritore. Now keep your head bowed. That's your prayer. That's your prayer. Now I'm going to pray for you. Keep shut in. Keep shut in with God. Don't get nothing else on your mind now. He's right with you. Right there by your side. Ora tenete i capi chini. Quella è la vostra preghiera. Quella è la vostra preghiera. Ora pregherò per voi. Rimanete chiusi dentro. Rimanete chiusi dentro con Dio. Non pensate a nient'altro ora. Egli è proprio con voi, proprio là al vostro fianco. You say, I want the Holy Ghost, Brother Branham. All right, he's right there to give it. You say, I want healing in my eyes, Brother Branham. He's right there to give it. I want my baby healed. He's right there to do it. Dite, voglio lo Spirito Santo, fratello Branham. Bene, egli è proprio là per darvelo. Dite, voglio la guarigione dei miei occhi, fratello Branham. Egli è proprio là per darvela. Voglio la guarigione di mio figlio. Egli è proprio là per farlo. I want my brother and my mother. He's right there to do it. Right there. Jehovah Jireh, the provided sacrifice. Voglio mio fratello, mia madre. Egli è proprio là per farlo, proprio là. Jehovah Jireh, il sacrificio provveduto. Now I'm going to pray for you. The Bible said the prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up. Ora pregherò per voi. La Bibbia disse, la preghiera della fede salverà il malato, Dio li ristabilirà. If I found grace in your sight,
by the working of the Holy Spirit, I'll pray with all my heart right now that the Holy Spirit will witness to you that the work is finished. Se ho trovato grazia ai vostri occhi nell'operare dello Spirito Santo, pregherò con tutto il mio cuore proprio ora che lo Spirito Santo vi testimonierà che l'opera è conclusa. Oh God, my Father, I come in Jesus' name to pray for this people who has now honestly and sincerely have confessed their wrongs. Oh Dio, mio Padre, vengo nel nome di Gesù per pregare per queste persone che ora hanno onestamente e sinceramente confessato i propri errori. Oh blessed God, may this be a night that they'll never forget. May the Holy Spirit come into every heart just now and just move out all everything and all the sickness from their body. Oh benedetto Dio, possa questa essere una sera che non dimenticheranno mai. Possa lo Spirito Santo entrare in ogni cuore proprio ora e buttare proprio fuori tutto, ogni cosa e ogni malattia dal loro corpo. I now challenge the devil to a debate. Ora sfido il diavolo ad un confronto. Satan, you are aware that you are whipped. You have no legal right. Jesus Christ, my Lord, stripped you of every authority you had when he died at Calvary to take away sin and sickness. And you're nothing but a bluff, and we're calling your bluff. Satana, sei consapevole di essere sconfitto. Non hai diritti legali. Gesù Cristo, mio Signore, ti ha privato di ogni autorità che avevi quando egli è morto al Calvario per togliere il peccato e la malattia. E non sei altro che un bluff. E noi smascheriamo il tuo bluff. You know that when our Lord came to the tree, he cursed the tree. The next day it was withering. Sai che quando il nostro Signore è andato all'albero, egli maledisse l'albero. Il giorno dopo si stava seccando. And our Lord said to his disciples, have faith in God. For if ye shall say, to this mountain, be moved. Don't doubt in your heart, but believe what you have said is coming to pass. You can have what you said. E il nostro Signore disse ai suoi discepoli, abbiate fede in Dio, perché se direte a questo monte, spostati, non dubitando nel vostro cuore, ma credendo che avverrà quello che avete detto, potrete avere quello che avete detto. Satan, you know the scripture on that, and I've just taught this people that God is in them, and if God is in them, and they speak to that disease and say, be away from me, and don't doubt in their heart, right then that disease has to move, for Christ said so. Satana, tu conosci la scrittura su quello, e ho appena insegnato a queste persone che Dio è in loro. E se Dio è in loro e loro dicono quella malattia e dicono allontanati da me e non dubitano nel loro cuore, proprio allora quella malattia deve muoversi perché Cristo ha detto così. For it's not them that speak, it's the Father that dwells in them that's speaking. Perché non sono loro a parlare, è il Padre che dimora in loro che parla. They're in need, so come out of them in the name of Jesus Christ. I say as God's servant. By a message from an angel who anointed and has proved to the people that Jesus is here and the message is right. Sono nel bisogno, così esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Io dico come servitore di Dio, tramite un messaggio da un angelo che ha unto e dimostrato alle persone che Gesù è qui e il messaggio è giusto. So come out of them in the name of Jesus Christ. I adjure you to leave every sick person and get into outer darkness in the name of the Lord Jesus Christ. Quindi esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Ti ordino di lasciare ogni persona malata e andare nelle tenebre di fuori nel nome del Signore Gesù Cristo. Did you hear that? I'm sure you heard that. How many heard that great roar go through the building just then? That was it. L'avete sentito? Sono certo che lo avete sentito. Quanti hanno sentito quel grande rombo che poco fa è passato attraverso l'edificio? Si trattava di esso!
Surely you won't doubt any longer. That was God speaking back. Can't you see? Certamente non dubiterete più. Quello era Dio che rispondeva. Non riuscite a vedere? Rise. Do you believe you're healed? You believe that God answered prayer? Raise your hands to Him. Thank Him for it. It's over. You're healed. Alzatevi. Credete di essere guariti? Credete che Dio risponde alle preghiere? Alzate a Lui le mani. Ringraziatelo per questo. È concluso. Siete guariti. Jesus said, if you shall say, what is it? Gesù disse, se voi direte, che cos'è? When you're out from Babylon, you're out from under unbelief, you're out from under superstitions, you're out from under all these things, and you're filled with God's own life, your voice is His voice. You are. Quando uscite da Babilonia, uscite dall'incredulità, uscite dalle superstizioni, uscite da tutte queste cose e siete riempiti con la vita stessa di Dio. La vostra voce è la sua voce. Lo siete. I spoke it in my room a while ago. God told me to do this and here it is. He's confirmed it right now. Amen. And blessed be the name of the Lord. L'ho detto. Nella mia stanza poco fa Dio mi ha detto di fare questo. Ed eccolo qui, Egli l'ha confermato proprio ora. Amen. E benedetto sia il nome del Signore. Oh, what a time! That's the first time that's happened since South Africa. Oh, che tempo! È la prima volta che succede dal Sudafrica. How long will you grope in unbelief? Get that? Per quanto brancolerete nell'incredulità, lo afferrate? The wind swept through this platform here just now as the Holy Spirit crossed over here because it was the spoken word of God that did it. Amen. Il vento ha spazzato attraverso questo palco qui proprio ora mentre lo Spirito Santo ha attraversato qui perché era la parola di Dio parlata che l'ha fatto. Amen. How many of you feel? Raise your hands. How many feel different in your body? Raise your hands. Quanti di voi sono guariti? Alzate le mani. Quanti si sentono diversi nel corpo? Alzate la mano. That is, you are now healed by the glory of God. All that feels different. If you couldn't move your arm, move it. If you couldn't hear out of your ear, stick your finger in your ear and listen. You can hear. Eccolo, ora siete guariti per la gloria di Dio. Tutti quelli che si sentono diversi, se non potevate muovere il braccio, muovetelo. Se non potevate sentire dall'orecchio, infilate il dito nell'orecchio e ascoltate. Potete sentire. If you couldn't walk, stand to your feet. If you're blind, take off your shades from your eyes, you can see. Se non potevate camminare, alzatevi in piedi. Se siete ciechi, togliete gli occhiali da sole dagli occhi. Potete vedere. The Holy Spirit passed through this place just now in a confirmation of the Word. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Lo Spirito Santo è passato attraverso questo edificio proprio ora in conferma della parola. Hallelujah! Benedetto sia il nome del Signore. A wind like went over the building. How many could feel that when it went through here? Raise your hands. Be honest with yourself. That wind that passed through the building, that's the Holy Spirit. Simile ad un vento è passato nell'edificio. Quanti hanno potuto sentirlo quando esso è passato attraverso qui? Alzate la mano, siate onesti con voi stessi. Quel vento che è passato attraverso l'edificio, quello è lo Spirito Santo. Say it, and it shall be done. Like a great loving wind went right down across the air, and I heard it as it crossed over the audience. You heard it and felt it too. It's His presence. Ditelo e sarà fatto, come un grande vento amorevole ha fatto proprio qua giù qui e l'ho sentito sopra l'uditorio mentre attraversava. Lo avete sentito e lo avete anche percepito, è la sua presenza. All now that feels different, all now that feels that you're healed, all now that feels that Christ is in you.
Tutti quelli che ora si sentono diversi, tutti quelli che ora sentono di essere guariti, tutti quelli che ora sentono che Cristo è in voi. What was that? Just like the Holy Spirit come on the day of Pentecost. Come right down the wind that swept over here. Cos'era quello? Proprio come lo Spirito Santo venne nel giorno di Pentecoste e scese proprio giù il vento che la spazzò? How many is a witness of it? Raise your hands. Everyone, honest from your heart. There it is. Quanti sono testimoni di ciò? Alzate la mano, ognuno, onesti dal cuore. Eccolo. It swept right through the building just then. It's the same Holy Ghost. The same Holy Spirit comes by the same word. Blessed be the name of the Lord. Amen. Ha spazzato sopra all'edificio proprio allora, è lo stesso Spirito Santo. Lo stesso Spirito Santo viene tramite la stessa parola. Benedetto sia il nome del Signore. Amen. All that believe that you're healed, stand on your feet. Everyone that believes that you feel different, that you're right now healed, stand on your feet. Amen. Amen. That's it. Amen. Tutti quelli che credono di essere guariti, alzatevi in piedi, tutti quelli che credono di sentirsi diversi. Sì, che proprio ora siete guariti, alzatevi in piedi. Amen. Amen. Eccolo. Amen. While you're waiting, as you begin to feel different, if you had a headache, if it's gone, stand up. If you were sick at your stomach, stand up if it's gone. Stand up as a witness. Mentre aspettano, mentre iniziate a sentirvi diversi, se avevate mal di testa, se è finito, alzatevi. Se eravate malati allo stomaco, alzatevi se è finito. Alzatevi come testimoni. There you are. What does it do? It's the Holy Ghost that did it. Amen. Filled with His goodness. Oh, my. Eccovi, cosa compie? È lo Spirito Santo che l'ha fatto. Amen, riempiti della sua bontà. Oh my. This is my story, this is my song. Oh, don't you feel good? Questa è la mia storia, questo è il mio canto. Oh, non vi sentite bene? This is my song. Everybody, tutti, lodare il mio Salvatore. Tutto il giorno, questa è la mia storia, oh questo è il mio canto, lodare il mio Salvatore, tutto il giorno. Let's sing it again, everybody, pick it up. Cantiamolo ancora, tutti, riprendiamolo. This è la mia storia. Oh, è il mio canto. Tutti, lodare il mio Salvatore. Tutto il giorno. È la mia storia. Oh, è il mio canto. Lodare il mio Salvatore. Tutto. How does it feel to be healed? Wave your hands to him. How it feel to be healed? Just look at there. Tell me the devil ain't defeated. Certainly he is. Amen. Come ci si sente ad essere guariti? Muovete le mani verso di lui. Come ci si sente ad essere guariti? Guardate proprio là. Mi dite che il diavolo non è sconfitto? Certamente lo è. Amen. He's wonderful. Oh my, give us a few of wonderful, wonderful Jesus is to me. How many know that song, Wonderful, Wonderful Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, Mighty God? All right, you know what he says? All right. Egli è meraviglioso. Oh my, dacci una nota di meraviglioso, meraviglioso, Gesù è per me. Quanti conoscono quel cantico? Meraviglioso, meraviglioso, Gesù è per me, Consolatore, Principe di Pace, Dio Potente. Bene, lo conosci, sorella? Bene. Wonderful, meraviglioso, wonderful. Meraviglioso. Consolatore, Principe di Pace, Dio Potente, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e infamia, meraviglioso il mio Redentore, lode al suo nome. Meraviglioso, meraviglioso, Gesù è per me. Consolatore, Principe di Pace, Dio Potente, salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e infamia, meraviglioso il mio Redentore, lode
for the benefit of there might be a doubter standing by, which I feel it in my heart now and against my spirit. Someone's thinking that that roar that went through just then was caused by a plane or something. Per beneficio, se ci potesse essere uno presente che dubita, il quale lo sento nel mio cuore ora e contro il mio spirito, qualcuno pensa che quel rombo è passato poco fa è stato causato da un aereo o qualcosa. God, who is my solemn judge, that spirit come across this platform and even fanned my coat by my side and roared out over that building right there. I felt it, seen it as it went out. Dio, che è mio solenne giudice, quello spirito è passato attraverso il palco, ha anche sventolato il lato della mia giacca e ha rombato verso quell'edificio proprio là. L'ho sentito, l'ho visto mentre esso usciva. How many is a witness? Now the Bible said the mouth of two or three witnesses. It's absolutely not. It's the Holy Spirit. Quanti sono testimoni ora? La Bibbia disse in bocca a due o tre testimoni. Non è assolutamente, è lo Spirito Santo. You remember when Jesus was praying one time and there was a roar come from heaven? How many remembers that? And some of them said, oh, something thundered or something like that. That still skeptic spirit still is. Ricordate quando Gesù stava pregando una volta e ci fu un rombo che venne dal cielo? Quanti lo ricordano? E alcuni di essi dissero, oh, qualcosa, un rombo, qualcosa del genere, c'è ancora, lo spirito scettico vive ancora. But God still lives too. He's right here. The same rushing mighty wind that come down from heaven on the day of Pentecost is right here to witness that same thing again. God Almighty is the judge of all things. Amen. Ma anche Dio vive ancora. Egli è proprio qui, lo stesso potente vento impetuoso che scese dal cielo nel giorno di Pentecoste. È proprio qui per testimoniare di nuovo quella stessa cosa. Dio onnipotente è il giudice di ogni cosa. Amen. Do you love him? Praise the Lord. All right. Everybody reach over and shake hands with one another while we sing wonderful again. You Methodists and Baptists make up now. All right. Lo amate? Lode al Signore. Bene, ognuno si allunghi e stringa le mani all'altro mentre cantiamo di nuovo meraviglioso. Voi metodisti e battisti, fate pace ora. Bene, oh, meraviglioso. Oh, turn right around, shake hands with everybody around. Oh, giratevi proprio attorno, stringete le mani ad ognuno attorno. Consolatore, principe di pace, potente, egli è, o salvandomi, proteggendomi da ogni peccato e infamia, o meraviglioso il mio Redentore, lode al suo nome. Praise the Lord. You feel good now? All over, all doubts is gone. Wave your hands to him. It's all gone, all doubts is gone. Oh my, wonderful, wonderful, good, all doubts is gone. God bless you, Dr. Vail. Lode al Signore, vi sentite bene ora? Dappertutto, ogni dubbio se n'è andato. Agitate la mano verso di Lui, è tutto finito, tutti i dubbi sono andati via. Oh my, meraviglioso, meraviglioso, bene, tutti i dubbi sono andati via. Dio ti benedica, Dottor Vail.